torno a un tavolo, appunto, una serie di movimenti del dissenso, vedere un attimino, come dire, di confrontarci, di sentire ovviamente, poi aprire un dibattito col pubblico e vedere se è possibile arrivare a un documento comune che sia votato da tutti e che possa fare da base eventualmente almeno per un patto di consultazione. Non ci illudiamo di chissà che, ma almeno un patto di consultazione tra i convenuti sarebbe auspicabile che si raggiungesse. Abbiamo inviato un elenco di quesiti ai quali noi vorremmo che si desse risposta. Ovviamente, come ho dovuto ribadire più volte, qui non è che siamo degli autoritari per cui diciamo tu adesso devi rispondere a queste domande. È un auspicio, secondo noi ci sono una serie di quesiti importanti e quindi vorremmo e ci piacerebbe che chi parla, bene o male, parlasse di queste cose. Ma ovviamente ci sono cose che possono essere importanti per qualcuno e che noi non abbiamo pensato di mettere nell'elenco, per cui è ovvio che gli invitati diranno quello che ovviamente loro ritengono importante. Non sto a leggerli tutti data l'ora, sulla locandina ci sono, quindi invito a rileggerli. Io qui mi limito a ricordare l'elenco dei temi e quindi i titoli. Quindi il primo che abbiamo messo è dall'opposizione alle politiche pandemiche a una nuova politica sanitaria, l'opposizione alla guerra e quindi la costruzione di una cultura di pace, la questione della moneta, visto che voglio dire, le voci sulla volontà di abolire il contante si moltiplicano, e quindi la questione delle possibili monete alternative diventano sempre più importanti, l'ambiente e le politiche ecologiste, dato che come dire, ci sono opinioni difformi, mi pare, sulla questione, e infine la questione delle tecnologie informatiche, perché il movimento gira molto sul web, ma il web è qualcosa di molto ambiguo, perché se da una parte permette la comunicazione orizzontale, dall'altra permette concentrazioni monopolistiche mai viste più nella storia, per cui è forse una questione da affrontare. E l'ultima ovviamente è il metodo d'azione nostro come Resistenza Radicale è, come è noto, la non violenza e la disobbedienza civile, e quindi come dire, auspichiamo un accordo, ma vogliamo sentire le opinioni sulla diffusione del metodo della non violenza, sulla formazione, come dire, non dico di massa, ma un po' più ampia di quanti sono qui, alla non violenza. Detto tutto questo, io al massimo mi riserverò di parlare nel pomeriggio. Quindi apro il convegno dando la parola a Luciano Tovaglieri di Ancora Italia. Se puoi venire da queste parti. E dunque, io non so. Questo. Sì, questo sì. Sì. Assolutamente importanti e degni di essere trattati. E adesso quindi cercherò di esporvi quali sono le nostre posizioni relativamente a questi temi. Allora, il primo quesito era relativamente alla posizione pandemica e una nuova politica sanitaria. Ancora Italia ritiene prioritario ristabilire un sistema sanitario nazionale efficiente, gratuito per tutti,
e libero da condizionamenti politici e di Big Pharma. I ticket vanno lasciati a un prezzo calmierato per disincentivare l'abuso e lo spreco di farmaci e un uso scriteriato degli esami e degli strumenti di diagnostica. Proponiamo a tal fine di impostare un costo del ticket crescente rispetto alla frequenza degli stessi, chiaramente se non sussistono patologie che ne richiedono un uso frequente, perché è ovvio che se uno c'ha un tumore e deve fare ogni 2x3 gli esami, deve essere gratuiti. Se invece uno va a fare ogni 3x2 degli esami solamente perché ha paura di ammalarsi, quelli se li paga. Riteniamo opportuno togliere il numero chiuso all'Università di Medicina e i test d'ingresso. Il filtro per la prosecuzione negli anni successivi va fatto in base alla media dei voti e agli esami conseguiti al termine di ogni anno di frequenza, al fine di mantenere molto alta la qualità di la preparazione dei medici. Perché al giorno d'oggi ci sono dei test di medicina che, nei quali ci sono delle domande che non c'entrano nulla con poi gli studi di medicina che uno andrà a fare. Per cui, e anche il numero di chiuse è un assurdo, visto che c'è una mancanza di medici non si capisce perché ci debba essere un numero chiuso. Poi dopo la sperequazione va fatta sul merito, cioè se uno riesce a passare tanti esami con dei voti più alti è giusto che vada avanti, invece se uno ci mette 60 anni e prende sempre 18 forse il medico non ha il suo mestiere. Le decisioni strategiche riguardo alla sanità vanno lasciate ai politici del Ministero della Sanità, ma la gestione degli ospedali va lasciata ai dirigenti, che vanno selezionati non per nomina politica, ma solo attraverso concorsi pubblici per meriti, titoli ed esami. Il medico deve restare il responsabile ultimo delle terapie da somministrare ai pazienti. I protocolli sanitari vanno bene finché sono delle linee guida generali, suggerite, non vincolanti, che poi vanno però rimodulate in base al singolo paziente e alle sue particolarità. Va incentivata l'autonomia decisionale dei medici, affermando il principio della fiducia reciproca nell'azione legittima, trasparente e corretta degli operatori sanitari. Per la responsabilità amministrativa costituirà colpa grave esclusivamente la violazione di norme di diritto e degli auti vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa e non costituirà colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata da riferimento a indirizzi clinici o giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti. Ciò significa che fino a che non esegue un'azione espressamente vietata, il medico non sbaglia. Ciò al fine di disincentivare così la cosiddetta medicina difensiva, lasciando liberi davvero i medici di agire in scienza e coscienza. Non deve più esistere alcun obbligo vaccinale, né sistema premiale per chi si vaccina, né alcun sistema punitivo penalizzante per chi liberamente decide di non farlo. I TSO vanno limitati a pochissimi casi, particolarmente gravi e pericolosi per l'incolumità dei pazienti o di chi interagisce con gli stessi. Bisogna uscire immediatamente dall'OMS, che è un'organizzazione completamente controllata da Big Pharma, e potenziare invece la collaborazione con l'Università di Medicina e gli ospedali universitari italiani ed esteri. Va ristabilita e potenziata la medicina territoriale. I medici di assistenza primaria vanno aumentati in numero, in modo da attribuire a un numero inferiore di pazienti per ciascuno di essi, con il risultato che chi ne ha bisogno potrà accedervi senza dover aspettare per giorni e giorni o essere costretto a usare impropriamente il pronto soccorso per avere una legittima assistenza sanitaria. Va impostato un meccanismo di premialità per quei medici che sapranno meglio andare incontro alle esigenze dei pazienti, reintroducendo in particolare le visite domiciliari e l'assistenza presso il domicilio del paziente. Questo è quanto riguarda il primo punto. Passiamo al secondo quesito, che era l'opposizione alla guerra in corso. Allora, ancora l'Italia, in accordo con l'articolo 11 della Costituzione, è contraria alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ritiene che l'ONU e il suo Consiglio di sicurezza si siano dimostrati negli anni strumenti inefficaci a tutelare la pace, costosi e antiquari, che hanno esaurito la funzione per la quale erano stati costituiti.
e adesso sono controllati e piegati alla volontà di poche superpotenze, USA in primis, che li utilizzano come propria longa manus, ignorando i diritti degli stati più deboli e cosiddetti non allineati. Ecco, io ricordo soltanto quello che è successo con gli Hutu e i Tutsi, con i caschi blu a guardare che si sterminavano, e quello che è successo a Srebrenica, anche lì con i caschi blu che stavano lì a guardare. Stando così le cose, siamo per l'uscita unilaterale da tali organizzazioni, e invece favorevoli a una sincera cooperazione fra le nazioni, sulla base della parità, del rispetto del diritto internazionale e anche del rispetto della propria autonomia strategica. Per ciò che concerne eventuali alleanze di carattere militare, siamo per un principio di reciprocità riguardo alle basi straniere sul nostro territorio, ovvero ad esempio se una determinata potenza ha direttamente o indirettamente un certo numero di basi sul territorio italiano, l'Italia dovrà avere lo stesso numero di basi sul territorio di quella nazione alleata, con perfetta parità di diritti e doveri. Questo si fa riferimento a quello che succede adesso, che gli Stati Uniti hanno 152 basi sul nostro territorio, noi ovviamente non abbiamo nessuna base sul loro territorio, e se un militare americano compie un qualsiasi reato sul territorio italiano, come è successo quando quei militari, quei piloti hanno tirato giù la funivia del Charmis, non sono stati chiamati a pagare, o come succede tutti gli anni quando qualche americano violenta qualche ragazza giapponese a Okinawa, questi non vengono chiamati a pagare, perché loro vengono giudicati solo dal loro governo. Questo chiaramente deve finire. Riteniamo la violenza politica una degenerazione terribile, che è orchestrata spesso da potenze straniere, con la collaborazione sul piano interno di utili idioti, ha lasciato in Italia una lunga scia di sangue, in particolare negli anni 70. Senza portare alcun beneficio alla popolazione, e quindi va combattuta con una cultura di vera accettazione delle idee diverse dalle proprie. Ecco, io ricordo solamente alcune frasi che io leggevo sui muri, adesso noi leggiamo solo degli scarabocchi, delle schifezze, però quando io ero bambino il tenore delle scritte sui muri erano queste: uccidere un fascista non è un reato, oppure se vedi nero spara a vista, o è un prete o un fascista. Dall'altra parte scrivevano: uccidere i comunisti e violentare le donne. Questo era il tenore dei messaggi. Gente che si è ammazzata, un sacco di ragazzi che avevano delle placche in testa perché si spaccavano con delle spranghe il cranio, e il risultato di tutto questo è stato il nulla. Quindi la violenza politica è una cosa terribile che spero non accada mai più. E questa possibilità di pensare altrimenti, questa lotta contro la dittatura del pensiero unico, non va confusa con l'accettazione passiva delle idee altrui, o che tutte le idee debbano essere messe sullo stesso piano da ciascuno di noi, ma accolta come un lievito dal quale possano nascere idee nuove e veramente rivoluzionarie. Siamo per l'abolizione di ogni reato di opinione, in accordo con l'articolo 21 della nostra Costituzione. Riteniamo anacronistiche le leggi Scelba e Mancino, che andrebbero sostituite da altre leggi contro ogni forma di violenza e di odio, non solo quelle di matrice fascista, dato che queste leggi si sono rivelate inefficaci a perseguire varie forme di istigazione all'odio, come recentemente accaduto dalle campagne mediatiche contro i cosiddetti Novax e contro i russi. Per ciò che concerne la violenza tout court, ancora Italia la ritiene una possibile scelta, la non violenza, sto parlando, ancora Italia la ritiene una possibile scelta individuale delle persone, quindi che noi apprezziamo sicuramente, ma poco realistica a livello del rapporto fra le nazioni, perché sappiamo purtroppo, fino ad oggi, i rapporti fra gli stati sono stati meri rapporti di forza, e anche se la maggioranza degli stati optassero per il pacifismo e la non violenza, basterebbero un paio di potenze che non si vissero questa strada per mettere in pericolo la sicurezza di tutti gli altri stati. Io ho studiato diritto internazionale all'università, e io quello che uno può vedere nella storia degli stati è che se un piccolo stato ha ragione, non se lo fila nessuno. Se gli Stati Uniti hanno ragione, fanno valere la loro ragione. Se gli Stati Uniti o la Russia non hanno ragione, ma hanno
interesse qualcosa, tramite la politica delle cannoniere una volta o delle guerre preventive o democratiche oggi la fanno valere lo stesso. Questa è purtroppo la realtà. Quindi ci riferiamo al sacrosanto principio della difesa dell'ordinamento democratico e dell'indipendenza nazionale. Resta indispensabile infatti avere delle forze di polizia efficienti ed efficaci e delle forze armate abbastanza potenti da scoraggiare una possibile aggressione esterna. Siamo per uno Stato davvero autonomo e sovrano. Infatti nella prospettiva egregiamente descritta da Machiavelli nei Principe, due sono le prerogative. Inalienabili del principe, battere moneta e disporre del monopolio della forza armata. E con questo abbiamo esaurito questo tema. La moneta. Ancora Italia, nell'ambito della guerra monetaria, che è attualmente in atto a livello globale, ritiene che l'Italia debba ripristinare quanto prima la sua sovranità monetaria, con una moneta di proprietà del popolo italiano e non emessa a debito. Il mondo si sta dirigendo verso un multipolarismo monetario contrapposto a quel mondo unipolare dominato dalla moneta debito, cioè quella moneta fiat con all'apice il dollaro e il petrodollaro e a seguire tutte quelle altre monete come l'euro che fanno parte del circuito SWIFT. Siamo per una nazionalizzazione della Banca d'Italia che dovrà accorparsi con il tesoro e diventare ente di emissione monetaria. Il denaro emesso dallo Stato italiano dovrà essere di proprietà del tesoro e quindi di tutti noi, di tutti i cittadini, non di banche private. Perché una cosa che molti non sanno è che la Banca d'Italia è una banca privata, il cui azionariato è privato, la Banca Centrale Europea è una banca privata, il cui azionariato è completamente privato. Il denaro che viene emesso non è denaro dei cittadini, ma è denaro privato, che viene emesso a costo zero e il cui costo viene, diciamo, va a pesare sulle nostre spalle e sulle spalle dei nostri figli. Questo furto ai danni della cittadinanza dovrà finire per noi. L'euro è una moneta coloniale privata, gestita da banchieri privati, che attraverso la sua emissione a debito danneggia sin dall'origine tutta l'economia italiana, aziende e risparmiatori. Pertanto l'unica soluzione è l'uscita dal sistema euro per esercitare la nostra sovranità monetaria che spetta per diritto naturale ad ogni popolo. Tra l'altro poi i membri della Banca Centrale Europea, forse non lo sapete voi, ma godono di una immunità totale, cioè qualunque tipo di reato loro possano fare, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono essere giudicati in nessun caso. Questa è una cosa veramente incredibile. Una parziale sovranità monetaria è stata esercitata dal nostro paese fino al 1981, prima della separazione fra Tesoro e Banca d'Italia. Naturalmente, per prepararsi alla guerra monetaria in atto, prima di uscire dal sistema dell'euro, sarebbe auspicabile un periodo di transizione dove il Tesoro potrebbe direttamente emettere delle stato note, non emesse a debito e di proprietà del popolo italiano, che circolerebbero per un breve periodo insieme all'euro con appunto una doppia circolazione monetaria. Lo Stato italiano deve tornare proprietario di alcune banche commerciali, come accadeva in passato, in modo che siano garantiti a tutti i piccoli risparmiatori italiani dei costi di gestione calmierati. Inoltre, il tasso di remunerazione del risparmio dei conti correnti dovrebbe essere in qualche modo collegato al tasso di interesse. Ancora Italia ritiene che la moneta elettronica e le carte di credito di debito siano uno strumento utile solo fin tanto che rimangono in aggiunta al denaro cartaceo e non in sostituzione ad esso. Noi riteniamo innanzitutto che vada eliminato ogni limite all'uso del contante, inoltre che vada ristabilita una separazione totale tra le banche commerciali e le banche d'affari, sulla falsariga di quanto accadeva prima con il Glass-Steagall Act. Le prime sono le banche che utilizziamo quotidianamente e le quali viene proibito di realizzare operazioni rischiose sui mercati. Chi voleva farlo, come le banche di investimento, non poteva aprire conti correnti. Tale normativa venne abolita e poi abrogata fra gli anni 80 e 90
sulla spinta della deregolamentazione neoliberista. Noi crediamo che nessun cittadino debba essere spinto o peggio obbligato a rischiare i propri risparmi se non vuole farlo. Quinto quesito, quello dell'ambiente e politiche ecologiste. Diciamo subito che ancora Italia considera una vera mistificazione la campagna finto ambientalista portata avanti da personaggi ambigui come Greta Thunberg, che con una verniciata green propinano un modello che penalizza solo le classi medio-basse e i lavoratori, costretti a proprie spese ad inutili adeguamenti delle proprie abitazioni, sulle quali già pagano fior di... Dimentichiamo quella grande quantità di Ethernet, che è ancora molto diffuso nelle case italiane e va bonificato. Noi non pensiamo affatto che il mondo sia pensato per un certo numero di abitanti o che sulla terra siamo in troppi e che vadano ridotte le nascite. Anzi, al contrario, noi riteniamo che le nascite stesse vadano massimamente incentivate, soprattutto in paesi come l'Italia, che stanno attraversando un inverno demografico e che non hanno ancora risolto la piaga degli aborti. Ricordiamo che in Italia con l'aborto sono stati uccisi già 6 milioni di potenziali nuovi cittadini a partire dall'approvazione della legge 194. Noi non mettiamo in discussione la legge 194, noi dobbiamo dire che deve essere applicata integralmente, anche nella parte in cui bisogna trovare delle soluzioni per fare in modo che la gente non arrivi più ad abortire, quindi affrontare in questa maniera qua. Io sono sindacalista e vi posso dire che il problema delle casse pubbliche, se uno va a vedere tutta la storia, non è determinata da tutte le balle che vivono loro, è determinata da un fatto semplicissimo, che prima c'erano 10 bambini per ogni famiglia che mantenevano 2 anziani e adesso ci sono 2 persone che devono mantenere 10 anziani, questa è la proporzione. Crediamo invece che vada ripensato il modello di sviluppo, perché la globalizzazione ha portato ad inquinare moltissimo con la spedizione di molte merci che avrebbero potuto essere tranquillamente prodotte in loco da ciascun Stato. Ci sono dei paesi che potrebbero avere latte, burro, derrate alimentari prodotte in loco e invece ci arrivano prodotti dalla Cina, dai paesi più lontani. Queste merci è inquinante, perché per fare una container inquinano moltissimo. Noi siamo per un'agricoltura, di un allevamento sostenibile a chilometro zero, vanno evitati gli allevamenti intensivi e va privilegiato l'allevamento all'aperto, di piccole dimensioni, tutelando la salute degli animali, limitando al massimo l'utilizzo di antibiotici e combattuto l'uso illecito dei farmaci anabolizzanti. Infine va sostenuto il reddito dei piccoli agricoltori, dei piccoli allevatori. Altro capitolo ancora tutto da esplorare è quello dell'elettrosmog, con la minaccia della tecnologia 5G. Attraverso i programmi di riconoscimento facciale già operativi in Cina e sempre più diffusi anche in Italia. Riteniamo che siano da rivedere le organizzazioni disciplinari dei vari ordini professionali, fra i quali quello dell'Ordine dei Medici, che esercitano pressioni inaudite sui propri iscritti. Le autonomie regionali sulla spesa sanitaria vanno riconsiderate solo laddove si rivelino fonte di sprechi e di clientelismi. Altro tema è quello dell'allargamento dei commissari esterni della Commissione Unica del Farmaco, che esercita un controllo totale su quali farmaci siano utili o meno utili per la salute degli italiani e che purtroppo non è per nulla indifferente alle pressioni di farmaco. L'ultimo quesito è quello delle tecnologie informatiche e del web. Ancora Italia ritiene fondamentale garantire a tutti i cittadini il diritto alla disconnessione, nonché il diritto di ciascuno di poter continuare ad accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione senza dover essere costretti all'uso o peggio all'acquisto di un computer. I professori del politicamente corretto si riempiono tanto la bocca con parole come inclusione, integrazione, avallando come al solito l'esatto contrario. L'essere umano deve restare nella propria dimensione umana. Il supporto tecnologico deve essere esattamente questo, uno strumento in più, non l'unico mezzo possibile. L'uomo è un animale sociale, come diceva Aristotele,
pertanto di avere la possibilità di interagire fisicamente con i propri simili ogni volta che ne sente il bisogno o lo necessiti. Siamo inoltre fortemente contrari a ogni teoria transumanista e all'implementazione della cosiddetta intelligenza artificiale, frutto, è il caso di dirlo, della stupidità reale dei soliti centri di potere finanziario, che nei prossimi anni prevedono di sviluppare enormi profitti attraverso queste tecnologie, annientando ancora di più l'essere umano in quanto tale, sradicandolo, estraniandolo, emarginandolo e rendendolo di fatto solo un consumatore semicosciente. Bisogna garantire a tutti, anche alle persone più anziane, senza alcuna conoscenza tecnologica, di poter chiamare i loro comuni di residenza e accedere a tutti i servizi senza utilizzare gli strumenti telematici o, peggio, dover interagire con i robot. Crediamo che server dei media sociali operanti in Italia dovrebbero essere collocati esclusivamente sul nostro territorio nazionale e sotto controllo esclusivo di appositi organismi di vigilanza statale. L'intera infrastruttura internet sul territorio italiano dovrebbe essere nazionalizzata e controllata da una società pubblica al 100%, la quale dovrebbe garantire la pluralità delle informazioni, delle opinioni e che nessuno possa essere bannato o bloccato con decisione unilaterale dei padroni del vapore e senza il preventivo avallo del suddetto organismo di vigilanza. Il cosiddetto distanziamento sociale non dovrebbe più essere promosso e nemmeno immaginato, neppure con il protesto della salute pubblica. Infine, il cosiddetto smart working, che è furbizia a beneficio solo del grande capitale, dovrebbe essere limitato il più possibile, solo a casi di reali necessità e solo su richiesta documentata del lavoratore interessato, in quanto riteniamo la socialità e la condivisione fra i lavoratori un elemento fondamentale della salute mentale, dell'esercizio della democrazia e dei diritti sindacali. Che altro fare per poter depotenziare l'aspetto centralista e autoritario del web e delle tecnologie informatiche, per depotenziare il controllo dei pochi sui molti, che esse permettono di limitare la tendenza all'isolamento emotivo che esse possono indurre? Si tratta in realtà di soluzioni di difficile attuazione, in quanto in molti siamo affascinati dalla comodità e dalle possibilità mirabolanti offerte dalla tecnologia. Tuttavia bisognerebbe provare a utilizzare maggiormente i sistemi open source come Linux e sbarazzarsi invece di quelli come Windows ed Apple, usare Bitcoin a posto degli euro digitali centralizzati prossimi a venire, abbandonare Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, invece usare magari di più Telegram, nostro nuovo social network non censurabile e anonimo, evitare il più possibile l'uso degli smartphone, soprattutto di quelli di ultima generazione. L'utilizzo delle reti sociali deve trovare una posizione di equilibrio nella società, ritornando ad essere solo un mezzo e non il fine della comunicazione. Concludiamo con una frase di Albert Einstein, che disse: temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Grazie. Quindi un accordo unico che si chiama Italia per la pace. Quindi il comitato referendario di Ferma il dolore e firma la pace di generazioni future e ripudia la guerra, ispirandosi appunto all'articolo 11 della Costituzione, e col comitato appunto che fa capo a Enzo Pennetta, stiamo cercando di sensibilizzare tutti i gruppi, tutti i movimenti, chiunque. Questo è un obiettivo trasversale che non ha a che fare con interessi partitici, ma ha a che fare con gli interessi degli italiani. Molti stanno ponendo la critica: ah, ma finirà come è finito il famoso referendum dell'acqua, sulla privatizzazione dell'acqua, eccetera, eccetera. Però, appunto, facendo riferimento a delle informazioni che ho avuto da parte anche della coordinatrice del Dipartimento di Giustizia del CNN, l'avvocato Fabrizio Vaccarella, molti di questi referendum sono stati fondamentalmente traghettati quasi a fine legislatura, cioè a fine di un governo. Qua siamo agli albori di un governo, ora a me fanno ridere quelli che si sentono delusi da Giorgia Meloni, ma perché cosa si aspettavano? Che facesse cosa poter... Allora, non hanno capito in più
che qualsiasi colore si sieda su quella poltrona fondamentalmente ha semplicemente un obiettivo, quello di portarci sempre di più verso una società di deresponsabilizzazione del cittadino, dove il cittadino viene trattato come un deficiente e come un bambino veramente, un bambino anche stupido per certi versi, per dar giudizi, però fondamentalmente faccio io tutto per te perché il bene tuo è nelle mie mani. Quindi nelle scuole c'è il martellamento e l'appiattimento delle coscienze. Una volta si facevano, quando insomma io mi ricordo, quando andavo a scuola, si stimolavano gli studenti a esprimere nei temi la loro opinione sugli aspetti, e quando ti rimanevi proprio per prendere il 6 politico, no? Rimanevi nei temi senza sgarrare. Io fortunatamente ho degli insegnanti che mi hanno mazziato e mi hanno detto: Ferrari, allora tu che cosa pensi? No, al di là di quello che c'è scritto sul libro di storia o sul libro di religione o quant'altro. Quindi gli obiettivi da raggiungere sono sicuramente ambiziosi e che coprono un po' tutto. C'è il tema della moneta, sulla quale su questo tema io veramente sono molto ignorante, e quindi lascio spazio a chi ha più competenze di me, perché proprio non ne capisco niente da questo punto di vista. Però come cittadino sento che è un tema molto importante e che è sicuramente collegato anche col tema dell'identità digitale, perché poi alla fine sono tutti collegati tra loro. Io concluderei qui il mio intervento invitandovi veramente a svegliare tutti i vostri vicini di casa, i vostri vicini. Parlateli in treno, in metro. Guardate, io l'altro giorno sono andata al ristorante e c'era una signora, una cameriera che stava servendo un tavolo, si è fermata a parlare, parlava con questi signori accanto a me di vaccini. Mi sono intromessa nella discussione e poi da lì è nato un bel dibattito. Fate queste cose, e questo è quello che dobbiamo fare, parlare con tutti e tutti insieme, non divisi. Grazie. Anche, come dire, virtuosi nell'opera che fanno, ma che c'è una scarsa possibilità di efficacia storica. Allora noi, consapevoli di questa situazione, con il nostro movimento abbiamo scritto, diffuso e stiamo elaborando questa carta della nuova umanità, che potete trovare anche fuori. Perché ci rendiamo conto dei vari problemi tecnici che, come dire, sono stati sollevati in questo incontro, e sono tutti, come dire, urgenti da essere affrontati, ma noi riteniamo che ci sia un problema preliminare, un problema di fondo, che è un problema antropologico. È un problema antropologico, cioè questa vecchia umanità morente, una vecchia umanità che è alienata, che è bellica, che è algoritmica, che è alla fine materialistica, che pensa che ci sia solamente il denaro, che ci sia solamente lo scontro persona contro persona, che sia una competizione la vita, che si sta rivelando pienamente come sistema di guerra. E quindi è ovvio che la resistenza non violenta è importantissima, e bisogna capire che significa la resistenza non violenta, cioè fare una lotta politica che non ponga al centro la guerra. Ora, questo non è il pacifismo come lo spiega la Gruber o la Palombelli, perché voi siete pacifisti, ma se sono letti due pagine dei teorici della non violenza, sanno che non è affatto pacifista, non è affatto pacifista, non è affatto pacifista, è una lotta ancora più dura, è uno strumento di lotta politica, ma tutto il sistema, ma non è che lo stiamo inventando noi. Pensiamo in India, ma pensiamo anche alla lotta non violenta della Danimarca contro il nazismo, cioè sono stati strumenti che hanno funzionato nella storia. Quindi noi crediamo che sia questo la soglia che dobbiamo comprendere meglio, cioè noi dobbiamo inaugurare innanzitutto nelle nostre esistenze una nuova umanità che sia innanzitutto a noi stessi, che siamo innanzitutto noi, nella nostra esistenza, nella nostra quotidianità, nelle nostre emozioni, su una tonalità emotiva diversa da quella che il sistema ci vorrebbe imporre. Cioè, quanto ci facciamo condizionare noi, appena ci svegliamo ora, dal sistema della guerra? Quanto siamo anche noi dei piccoli ego un po' bellici,
che non sono molto diversi in realtà da Putin o da Zelensky o da Biden o da chi per voi, tipo chi voi credete o peggiore. Quindi l'emergenza, la radicalità di questi tempi ci impongono anche una radicalità nella risposta, e dobbiamo lavorare sul piano politico, economico e sul piano esistenziale e spirituale allo stesso tempo. Per noi questo è il novum, non sono più polarità divisibili. Se noi vogliamo cambiare la storia dobbiamo cambiare noi stessi, ma se vogliamo cambiare noi stessi dobbiamo cambiare la politica. Cioè né materialismo né spiritualismi intesi come privatizzazione del malessere. Il malessere è collettivo e noi oggi invece tendiamo a vivere come questo, il nostro malessere come fatto solo personale. Invece è un malessere collettivo, politico, ma allo stesso tempo che richiede che sia innanzitutto io a mettermi in discussione. Ecco, noi crediamo che sia questa la novità, che sia questa l'annuncio che possiamo vivere e che possiamo fare a tutti, che possiamo fare a tutti. Questa è la speranza che veramente ci può nutrire. E quindi noi vi invitiamo a leggere innanzitutto questa carta della nuova umanità, che in parte risponde ai quesiti che oggi stiamo affrontando. Fuori abbiamo un piccolo banchetto in cui potete vederla, potete leggerla, potete firmarla sia qui sia sul sito, che si chiama www.cartadellanuovaumanità.it. Stiamo facendo degli eventi, ne abbiamo fatti due già, uno a Roma, uno a Milano, e faremo uno a Roma e uno a Torino, scusate, le faremo a Milano, a Firenze, a Verona, a Palermo, a Napoli, quindi stiamo facendo un tour, e crediamo che sia questa un contributo in quest'area per cambiare un po' aria, per cambiare un po' il clima. E vi ringrazio per l'attenzione e auguro un buon proseguimento. Ringrazio Guzzi, che è stato molto efficace, è stato addirittura sotto i 12 minuti, è un minuto ma comunque sotto, addirittura i 12, neanche 15 minuti. Bisogna che la gente si senta libera di esprimersi, io ho solo raccomandato di manco dovuto avvisare che allora a questo punto do la parola a Fabio Massimo Nicosia del Partito Libertà. Buongiorno a tutti, saluto Alice che conosco da 45 anni, credo sia quasi 50, perché l'ho visto la prima volta nel 1976 nel congresso del Partito Radicale della Lombardia, se no, non vado errato, forse anche se faccio qui. Quindi, se andiamo alla stessa lontana. Allora, quindi... Allora, noi siamo il Partito Libertario, quindi siamo l'unico movimento, credo, di quest'area, più o meno, possiamo ci inserire, che ha ritenuto di qualificarsi come partito. Perché, diciamo, noi abbiamo fatto questo ragionamento, che questi anni sono stati... Non si sente bene. Questi anni sono stati caratterizzati da il prevalere di forze politiche di cosiddetto pensiero debole, detti anche partiti di plastica. E questo è stato un elemento della degenerazione della società politica nel nostro paese, cioè il fatto che non ci fosse più un pensiero politico. Non dico pensiero politico forte, non c'era proprio un pensiero politico. Scusate se potete un attimo contenere la schermata. Perché se voi pensate, dopo Tangentopoli, dopo Mani Pulite, che si è fatta piazza pulita dei vecchi partiti, come spesso accade si butta il bambino con l'acqua sporca, cioè l'acqua sporca era la degenerazione del sistema partitocratico, e quindi la corruzione dei partiti, il fatto che erano diventati gruppi economici di potere e basta. Il bambino, mi è stato buttato anche via, che però questi partiti erano rappresentativi di storie con un passato lontano e dignitoso,
cultura di elaborazione, che siamo quello che era periodo socialista, periodo comunista, stesso mondo cristiano, periodo liberale, repubblicano, cioè sono delle storie di contenuto culturale che sono state completamente buttate via, per cui la gente ha disimparato che esiste una cosa che si chiama cultura politica, che si chiama dottrina politica, che si chiama pensiero politico. E quindi in realtà dopo tanto tempo il fatto che i partiti fossero ridotti alle agenzie per sistemare le persone invece di venire meno si è riportato, perché se i partiti perdono persino quell'elemento caratterizzante del fatto di essere rappresentativi della cultura politica, allora veramente per quanto riguarda la politica è tutto finito. Noi invece abbiamo preteso, esistiamo da 2 anni e mezzo, di essere partito di cultura forte, proprio non di plastica, e quindi partito libertario. Che significa libertario? Significa che ci si rifà a una certa storia di pensiero politico che viene dall'anarchismo, quindi noi che facciamo molti classici dall'anarchismo. Io personalmente ho particolare simpatia per l'anarchismo americano dell'Ottocento, i personaggi che nomino tanto per diffondere il nome, che sono Benjamin Tucker, Joseph Walker, Wes Anderspoon, cioè guarda caso personaggi che già nell'Ottocento, anche sulla scorta di dell'anarchico Codosso, parla di moneta, che è un tema per noi centrale, attraverso il tema del libero conio, e che vedo che viene richiamato anche qui, quindi guarda caso ci sono degli autori che oggi filosofi politici, nonché militanti politici rivoluzionari dell'Ottocento, che sapevano guardare lontano. Allora partirò subito tra i vari temi sul bello della moneta, perché abbiamo trovato questo aggancio, appunto, che se non è un partito che si rifà apertamente a certi filoni del pensiero libertario classico, naturalmente con tutti gli aggiornamenti del caso. E allora partiamo di moneta. Chiediamoci innanzitutto perché la moneta deve essere un monopolio. Perché quando si discute tra sovranisti e europeisti, però l'idea è che la moneta deve essere un monopolio, sia un monopolio continentale, sia un monopolio nazionale. Il fatto che la moneta deve essere un monopolio non ha nessun fondamento tecnico scientifico. Infatti voi sapete che esistono da tempo le monete alternative, le monete comunitarie, per non parlare poi delle funzioni delle criptovalute, da buttare in giù, non si fa per il Bitcoin, per ragioni filosofiche e tecniche sulle quali non mi soffermo più di tanto, se non sul fatto che il Bitcoin si ritrova una certa concezione di gold standard molto rigido, per la quale la moneta deve essere scarsa, e io non capisco perché la moneta deve essere scarsa. La moneta non deve essere scarsa, occorre quel tanto di moneta che serve, senza sapere a priori che debba essere scarsa o abbondante. Tra l'altro, teoricamente, con la moneta virtuale, la moneta dovrebbe essere pure infinita, cioè nel senso di far fronte a tutte le esigenze che erano quelli in un mercato. Quindi questo è il punto di partenza da quale partire. La moneta non è detto che deve essere un monopolio, cioè nessuno dice che il pane deve essere un monopolio, ma perché la moneta deve essere un monopolio? È la stessa cosa. È uno strumento di uso del mercato per scambiare beni e servizi. Perché deve essere un monopolio? Non si sa. Se non per il fatto che storicamente lo è stato per esigenze del principe, del sovrano o del sistema bancario, a partire dal discorso della Banca d'Inghilterra, per cui la moneta si è comprata in quel modo. Al contempo però il sistema dei commerci creava monete comunque alternative che ci sono sempre state, che sono le lettere di cambio, che sono tutto quello che è un sistema di negoziazioni spontanee che si viene a determinare attorno ai banchi, quindi dal Medioevo, poi nell'Euro moderno e poi via via. Quindi un sistema parallelo di monete informale c'è sempre stato, no? Proprio perché intrinsecamente per natura la moneta non è un monopolio, è un monopolio solo se ci rimpongono in quanto tale. Quindi questo è il ragionamento che noi facciamo, e quindi una prima proposta che può emergere, visto che siamo in sistema dell'Unione Europea, applicare quello che è un principio dell'Unione Europea, cioè quello di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà dice che un determinato servizio deve essere svolto a livello più vicino ai cittadini, per quanto riguarda la sussidiarietà verticale, e la sussidiarietà orizzontale è quella che dice che un servizio può essere svolto sia da soggetti di diritto pubblico sia da soggetti di diritto privato. Quindi io non capisco perché questo principio di sussidiarietà, che è sempre stato considerato importante dall'Unione Europea, poi la moneta non viene applicata.
0 del Trattato europeo, stabilissimo una parola della BCE, sulla moneta, che noi sappiamo che una moneta non è una moneta, una moneta è una politica monetaria, perché la gente crede che la moneta sia solo quella roba lì che sarebbe andare a fare la spesa per la moneta, no, la moneta è che c'è un sistema delle banche centrali che trova culmine poi nella BCE, che stabilisce i tassi di interesse, decide se fare una quantitative easing, cioè è una politica monetaria. Allora perché l'euro è fallimentare come moneta? Indipendentemente dal fatto che si possa essere fuori un progetto di moneta europea, di moneta comune, unica non direi, perché si è confuso moneta comune con moneta unica. Comune può esserci una moneta comune, per carità, ma perché debba essere unica? Non si capisce, perché abbiamo appena detto che la moneta non è consustanzialmente, diciamo così, un monopolio, no? Che chiunque teoricamente può emettere moneta. L'euro è fallimentare perché diciamo che il gioco si deve che il gioco a somma zero, applicandosi a economie diverse, perché l'Europa è un mercato puramente privatistico di imprese in concorrenza, c'è un sistema di paesi, di sistema paesi, che è riconosciuto come legittimo e come esistente, no? Ma ciascun sistema paese ha esigenze economiche di tipo diverso. Avendo esigenze economiche di tipo diverso, essendo economie diverse, e quindi con una moneta unica, con una politica monetaria unica, economie diverse. E quella è la radice del comportamento dell'euro, no? Per cui poi si è detto molte volte, bisogna salvare l'euro, perché bisogna salvare l'euro? Perché l'euro non funziona geneticamente, perché è nato per imporsi a economie diverse che hanno esigenze diverse, però la moneta è una. Quindi c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci rimette in un gioco somma zero, no? Quindi questo per quanto riguarda la moneta. Credo di essere stato sufficientemente chiaro sul fatto che noi siamo favorevoli al libero corno, no? Per cui appunto secondo questa tradizione libertaria, per cui non si deve essere un'autorità, un potere centrale che decide della moneta, quanta moneta, cosa si deve fare della moneta, cioè. Quindi essere libertari significa anche sostenere il fatto che gruppi, associazioni, chiunque può emettere moneta sulla base delle sue esigenze. Più pragmaticamente, diciamo oggi, applicarsi il principio di sussidiarietà, per cui l'Unione Europea vuole avere una moneta, benissimo, però deve poterlo avere anche lo Stato italiano, però deve poterlo avere anche una regione, un comune, un privato, un'associazione. Questo sarebbe l'applicazione del principio di sussidiarietà alla moneta, discorso che poi si lega a quello del debito pubblico. Perché il fatto che lo Stato italiano possa emettere moneta, perché pur senza essere noi sovranisti, però ugualmente riteniamo che sia follia il fatto che uno Stato non possa emettere moneta in un contesto in cui c'è Bitcoin, cioè si dice perché un privato qualsiasi possa emettere moneta, però lo Stato italiano non può, lo Stato italiano perché non si sta, non può emettere moneta, per cui può ottenere moneta solo comprandola sul mercato indebitandosi e quindi creando questo debito che grava poi su tutti noi. Cioè questo è una follia, cioè lo Stato, che cos'è l'indebitamento? È l'emissione monetaria da parte dello Stato, cioè lo Stato ha bisogno di moneta, la deve comprare e quindi deve pagare interessi al sistema bancario fondamentalmente. Noi riteniamo questa una follia, tale per cui poi i bilanci dello Stato non fanno altro che registrare esclusivamente la parte debito, per cui sembra che noi siamo appunto tribulati da questo debito, quando abbiamo un'infinità di asset all'attivo che non vengono contabilitati perché il bilancio dello Stato, come mi ricorda il dottor Antonini, è un istituto del tutto primitivo rispetto alle esigenze della contabilità moderna, per cui noi chiediamo che allo Stato si applichi l'articolo 2424 del Codice Civile sulla contabilità delle società per azioni, per cui possono essere scritte dallo Stato patrimoniale e economico tutte le attività e non solo le passività, perché se tu mi fai vedere il bilancio dello Stato qui ci sono solo le passività, dici che disgrazia, e sì, tutte le attività dove sono? E quindi noi facciamo una battaglia sulla contabilizzazione del demanio, ma demanio vuol dire anche beni materiali, know-how, marchi, eccetera, no? Per cui la nostra tesi è che il debito pubblico non esiste, il debito pubblico è una truffa, perché è semplicemente una contabilizzazione dei debiti, come se una famiglia adesso
un appartamento che vale 200.000 euro e debiti per 200.000 euro e si dicesse che questa famiglia ha solo debiti per 200.000 euro. No, c'è anche un appartamento che vale 200.000 euro, quindi va a fare. Per quanto riguarda la sede italiana, lo stesso, la sede italiana c'è il Colosseo, c'è la Torre di Pisa, c'è il Lago Maggiore, la Valle dei Templi, ai quadri degli Uffizi, al know-how infinito. Questa roba non esiste nei bilanci pubblici. No? Quindi la nostra prima battaglia era la riforma della contabilità pubblica, nel momento in cui invece hanno avuto l'idea geniale di creare i marchi pubblici, però il marchio del Colosseo non serve a creare royalties per i cittadini, ma serve a creare royalties per il signor della valle, senza nessuna legittimazione in questo senso. Quindi noi siamo per approfondire e coltivare questo discorso dei marchi pubblici, per cui può essere il marchio del Colosseo, il marchio della Torre di Pisa e così possibile, ma devono essere utili per la vantaggio dei cittadini. Quindi si viene a coprire il discorso del reddito di base, no, diventa un modo anche di copertura finanziaria di quello che è il potenziale del reddito di base, che noi chiamiamo utile universale, perché è qualcosa che viene da una produttività, da un rendere produttivo quello che chiama il capitale. Per quanto riguarda invece il tema sanità, premesso che noi siamo ancora in una situazione molto grave relativa appunto alla pandemia, perché abbiamo delle sentenze della Corte di Costituzione che io ho definito in un articolo criminali, perché non si può reagire adesso, ma la Corte di Costituzione ha sancito il principio che non vedo nessun scritto nazista, non vedo nessun scritto stalinista, cioè che lo Stato può ammazzare i cittadini per raggiungere un interesse collettivo. Questo non sta scritto, cioè Goebbels non l'hanno scritto, Himmler non l'hanno scritto, no? Bene, non l'ha mai scritto, invece in Italia è stato scritto la Corte Costituzionale, cioè che lo Stato può ammazzare i cittadini per raggiungere un interesse collettivo. Noi siamo rimasti basiti, non so se avete notato che non c'è stato un cavolo di esponenti politico che l'ha commentato, perché si vergognano, cioè, avete visto un commento, non dico di Meloni che è presente così, ma degli altri, non so, Schlein o Letta che c'erano, o Bocchi, Renzi, Calenda, eccetera, eccetera. Cioè, avete letto un commento di Renzi sulle sentenze della Corte Costituzionale? Non l'avete letto, perché si vergogna? Dovrebbero commentare il fatto che questa Corte Costituzionale, che è ignorante, naturalmente, perché tale era il presidente, cioè la professoressa di diritto del lavoro, per questo avvocato, hanno stabilito che lo Stato può ammazzare i cittadini per ogni interesse collettivo, che non è tale perché i vaccini non funzionano, quindi manco c'è l'interesse collettivo, no? Però lo Stato può mandare ai cittadini per aggiungere il fasullo e inesistente di interesse politico. Questa è la sanità. Quindi per quanto riguarda tutto il discorso sanità pubblica, sanità privata, noi siamo molto scettici di partenza, anche se abbiamo diritto di referire, diciamo per spirito cooperativo, perché la sanità pubblica, noi vediamo anche l'aspetto autoritario, no? Dell'organizzarsi della sanità pubblica. Perché io, diciamo, sono del team Claudio Rolli, no? Claudio Rolli era quello che diceva costruiremo dei grandi ospedali, i carabinieri saranno più buoni, no? Cioè, costruiremo dei grandi ospedali non era visto come fatto positivo, era visto come fatto autoritario, perché, diciamo, semmai sarebbe più accogliente delle piccole case, diciamo, sanitarie, non so proprio come chiamarle, ma questi immani palazzi alti 50 piani e larghi 5.000 metri, che sarebbero appunto i grandi ospedali, io ho visto qualcosa, che sono anche espressione di autorità, anche diretta, perché non diciamo tutti i trattamenti sanitari obbligatori, perché questa sanità pubblica è anche quella che ti viene a sudare i balconi a casa, non è tanti portati via. No? Quindi se qualcuno è abbastanza anziano potrebbe ricordarsi di Illich, di tutta la critica al sistema sanitario, eccetera. Quindi più che dire affidiamoci alla sanità pubblica contro la privata, io direi rivediamo tutto il discorso sulla sanità in generale, no? Perché se voi avete avuto modo di vedere il libro di Speranza, prima che fosse ritirato dal commercio, l'ho trovato sul Bay, Speranza esprime queste ideologie dello Stato sanitario che ti segue da prima della culla dopo la barba, non è una battuta, cioè veramente lo scrive. Che la gravidanza, il feto va monitorato dallo Stato, dal comune, eccetera, e poi dopo che sei morto, te lo prego ancora dopo che sei morto, perché la barba è controllata per vedere dove lo messo, cioè la speranza è proprio malato di mente, perché uno che arriva a concepire
non lo stato dalla culla alla bara, lo stato da prima della culla dopo la bara, è uno che ha detto questo. Infatti l'hanno ritirato dal commercio perché era un libro un pochino esagerato. Allora, quando parliamo di sanità, cerchiamo di essere un po' di raccogliere le radici. Cosa vuol dire sanità? Che se, c'ho, se faccio uno starnuto arrivo subito l'infermiera a portare il video perché mi devo ancora recuperare la speranza. Quindi c'è tutto un discorso un pochettino da dire. Quanto tempo ho per dire due cose ancora, Domenico? Va bene, allora cosa posso dire? Senz'altro. Allora, andiamo a parlare sulla non violenza e lo misto col discorso tecnologia informatica. Allora, io sono il massimo cultore italiano di Facebook, credo. Nel senso che, siccome ho delle cose in corso, degli sposti in corso, eccetera, studio tantissimo la materia di tutto quello che può essere Facebook, sia come diritto dei consumatori. Io sono avvocato, per tutto questo, magari. Diciamo tutto quello che può essere il diritto del consumo, il diritto della concorrenza, quindi sono diciamo, un buon conoscitore della materia Facebook, quindi mi si è interessato di tutti gli aspetti tecnologici. Disobbedienza civile. Disobbedienza civile sparisce, perché nel momento in cui tu hai a che fare non con esseri umani, ma con il discorso che veniva fatto all'inizio dal sindaco, sì, che abbiamo poi calendario, cioè questa informatizzazione totale, no? Tu non c'è disobbedienza civile perché tu devi seguire lo standard del programma, no? Cioè, io dicevo, una volta, quando avevi a che fare con un funzionario pubblico o privato, anche essere umano, no? C'era un rapporto umano, che gli dice, vabbè dai, questa cosa qua mettiamola a posto così, vabbè dai, questa cosa non è proprio perfetta, ma va bene, te la faccio passare. Questo cazzo di robottino qua, che è rigido, perché è stupido il robottino, se non riempi la casella per questo mi ha detto lui, non va avanti il sistema, no? Non parti con l'aereo, non parti col treno, non fai il prelievo bancario, avevi visto in Canada, no? Che tu ha minacciato di bloccare tutti i conti correnti, no? Sapete questa cosa benissimo perché era un atto di disobbedienza, parte, prima dei camionisti, poi tanta altra gente, eccetera. No? Per cui questa tecnologia, appunto, che abbiamo visto che può servire a bloccarti con un click, no? Dal sistema del credito sociale cinese che si espansa, che però è cinese ma anche nostro, perché è un sistema che viene dalla nostra grande impresa, no? Che gli abbiamo dato i cinesi ce l'hanno gentilmente restituito, diciamo, come modello. Allora, se tu, diciamo, tutta la tua vita è regolata da passaggi informatici che devi rispettare casella per casella, non puoi disobbedire, perché sennò non ti è servito, non vai avanti, eccetera. Cioè, se si riesce a disobbedire fisicamente nelle piatti, eccetera, bene. Ma siccome la nostra vita ormai è tutta cristallizzata sull'elemento informatico, lì non ti fanno disobbedire. Infatti è fatto sposta, no? Ma perché, appunto, diceva giustamente l'amico che parlava del primo, bisogna consentire che le pratiche e tutto vengano fatte anche attraverso il rapporto umano e non solo attraverso l'informatica, perché attraverso l'informatica, diciamo, i tuoi diritti che loro ti vedono, questa digitalizzazione, come il progresso, l'utilizzo, il futuro, cioè, invece è una forma di controllo che rende impossibile la disobbedienza civile, cioè non solo la rende illegittima, la rende impossibile fattualmente, no? Perché se leggi un libro che non va, si spegne la luce, per dire, non domani, e c'è l'internet delle cose, no? Per cui l'internet delle cose, tutti gli oggetti sono collegati, la prima cosa che ho pensato, un battuto, come si blocca. Così? Ok. Allora, io mi chiamo Alessandra Contigiani, faccio parte del consiglio direttivo come membro effettivo e responsabile delle relazioni esterne e interne del partito 3Q, quello che un tempo è nato, insomma, è conosciuto come il movimento 3Q. E il nostro vecchio segretario era Luca Deodori, da settembre scorso c'è un nuovo direttivo con un nuovo segretario che è Luca Bandini, con un nuovo presidente invece di Alessandra Bocchi, si chiama Paolo Svegli. Perché parto dicendo questo?
perché noi come partito 3V, non siamo legati ai personalismi, non siamo legati ai personaggi, ma ai valori in cui profondamente crediamo. E anche questo nuovo cambio, insomma, di direzione che abbiamo effettuato da qualche mese è un segno di quanto noi non contiamo come personaggi, ma come tramite per il rispetto e la promozione dei valori che esprimiamo attraverso lo statuto del 3V. Allora, 3V nasce come un movimento di genitori che hanno dei figli danneggiati da vaccino. Voi dite, ok, i soliti Novax parlano solo di quello, sanno solo di quello, magari sono anche un po' strani, sono quelli alternativi che propongono una visione della società e della medicina, della cultura un po' alternativa, gli strani. No, in realtà noi siamo dei genitori e per un genitore un figlio è il mio uno, il proprio uno e il proprio tutto. E se un figlio viene danneggiato dallo Stato, perché lo Stato obbliga le famiglie alla somministrazione di una sostanza tossica, perché questa si è rivelata, per cui il mio figlio viene danneggiato, tutta la mia vita cambia. Ok? Non solo quella di mio figlio, ma quella mia personale, della mia famiglia e della mia comunità, di chi mi sta intorno. Dunque, quello che noi vogliamo, partendo da questa riflessione, è proporre una visione della società e della politica che sia profondamente rispettosa della vita umana. Noi siamo unici. Non ci è data la possibilità di vivere altre vite, abbiamo questa. E questa vita è meritevole di rispetto e deve essere vissuta perseguendo il benessere della persona, come anche della società, ma in primis della persona. E alla persona non deve essere richiesto alcun sacrificio. Quindi non vogliamo sacrifici dei nostri figli, né con la somministrazione di punture tossiche, con la somministrazione di terapie sperimentali, come anche non vogliamo che i nostri figli vadano a combattere delle guerre che sono non nostre e soprattutto che sono degli strumenti che non riteniamo, per il grado di civiltà che abbiamo acquisito dopo secoli e secoli di lotte, non riteniamo più uno strumento non solo indispensabile, ma possibile per la risoluzione delle controversie tra nazioni. Allora, partiamo appunto da facendo questo piccolo cappello, che comunque credo che sia indispensabile, i principi che noi portiamo avanti sono il benessere della persona, la partecipazione della persona alla vita politica, no? Alla res pubblica, quindi cittadini, perché partito, perché non disinteressarsi della cosa pubblica dopo tutte le delusioni che abbiamo ricevuto dalla politica fin d'ora, perché se noi ci disinteressiamo della cosa pubblica, comunque la politica, la cosa pubblica non si disinteressa di noi, ed è quello che abbiamo visto soprattutto in questi 3 anni, tant'è che ci hanno rinchiusi con delle motivazioni del tutto arbitrarie e noi gliel'abbiamo praticamente quasi tutti permesso. Quindi abbiamo avuto in questi anni in modo particolare la consistenza tangibile di quanto sia importante interessarsi della cosa pubblica, perché noi altrimenti subiamo la politica che ci viene imposta dall'esterno. È il principio di verità a supporto della libertà della persona. Cioè, noi, ho sentito parlare di tante cose anche tecniche stamattina, noi in 3V in questo momento stiamo vivendo in modo particolare una fase di past destruence. Cioè, se si vuole costruire una società per il benessere della persona e per la partecipazione dunque della persona alla vita pubblica, bisogna
destrutturare tutte le menzogne in cui questa società che abbiamo vissuto finora ci ha no, premiati, imbevuti, tanto che siamo arrivate alla menzogna massima, no? Di quello che è avvenuto durante la pandemia e poi adesso continua con la guerra e così via. Quindi ci dobbiamo un po' liberare di tutte queste falsità, e io purtroppo vedo che anche nel, in quello che viene chiamato, no, fronte del dissenso, eccetera, c'è tanta buona volontà, però ci sono ancora delle riflessioni da fare. Quindi più che dare delle proposte, queste occasioni di incontro ci danno la possibilità di meditare, di riflettere, se effettivamente ci siamo liberati anche noi, prima di fare delle proposte alla collettività, ci siamo liberati anche noi di tante falsità che acquisiamo purtroppo dal sistema. Allora, detto questo, io voglio insomma rispondere ai quesiti che grazie insomma a questo evento ci sono stati sottoposti, quindi possiamo esprimerci in merito a questo. Il primo quesito è quello relativo all'opposizione pandemica e a una nuova politica sanitaria. Allora, io sono un ex sovranista, sono laureata in economia dello sviluppo, ex cooperante, vengo dal mondo politico, insomma, sovranista, e devo dire che ho fatto, grazie a 3V, una riflessione, un ulteriore step, cioè non basta dire che la sanità è pubblica per dire che la sanità sia rispettosa poi effettivamente della persona e utile alla società. Perché dico questo? Perché ad esempio, vi faccio proprio un esempio spicciolissimo, quello del vaccino, cioè non basta dire che ci sia un vaccino pubblico fatto dallo Stato piuttosto che da Pfizer e da tutte le altre no, società quotate in borsa, per dire che quel vaccino poi faccia bene, sia un vaccino, non una inoculazione tossica, come in questi momenti, a causa di tutte le reazioni avverse che stanno venendo fuori, piano piano ci stiamo rendendo conto. Quindi non basta dire che lo Stato mi propone un tipo di terapia per, o un tipo di assetto sanitario per dire che quella sanità, insomma, mi faccia del bene. Noi proponiamo anche un altro tipo di pensiero, cioè la medicina non è una scienza, la medicina è una tecnica. Io direi anche che la medicina è una convenzione, cioè una comunità che è quella, di quella appunto dei medici, arriva a definire un sistema convenzionale di cure, di terapie, di approcci, e quella fa passare, no? Attraverso la politica, e anche influenzata dalla politica questa visione. Ci sono tanti tipi di medicine, tanti tipi di cure, di approcci diversi. C'è la Erminia Ferrari, ha parlato di medicina integrata, olistica. Ci sono vari approcci che con l'agenda 2030, tra l'altro, delle Nazioni Unite verranno eliminati del tutto, quindi sono molto osteggiati. Allora, noi vorremmo che, come la varietà di culture, di persone, la ricchezza che c'è insomma in noi come esseri umani esiste ed è un dato di fatto, venisse presa in considerazione anche la libertà di ognuno di noi di poter accedere alla cura che ritiene più opportuna per la propria persona. Quindi questo è il messaggio che vorremmo mandare come 3V, libertà di cura, e che questo diventi un valore dello Stato protetto dalle istituzioni. Ebbene, questo è quello che ci vorremmo porre come obiettivo, ovviamente, ma sembra che le istituzioni remino contro, quindi anche qua c'è una bella lotta da fare, quindi parte tutto anche da quello che ci vogliamo porre, insomma, come comunità, come varie collettività che lottano per
la costruzione di un nuovo sistema. L'opposizione alla guerra in corso. Allora, noi siamo come tribù forse un po' fuori dal coro, perché non ci poniamo né dalla parte della NATO né dalla parte della Russia. Perché questo? Perché crediamo che ci sia una verità altra rispetto a quella che sentiamo da entrambe le campane che sostengono chi le tesi della NATO, chi invece quelli della Russia. Crediamo che la verità sia ben diversa e che ci sia anche la possibilità che ci sia un accordo tra le due parti. Semplifico adesso perché il discorso sarebbe molto lungo e andrebbe a toccare la visione di diritti e libertà come concessioni di dinastie, di apparati dinastici in cui l'Unione Europea, la NATO, le Nazioni Unite sono delle emanazioni che hanno una funzione prevalentemente strumentale e di tipo clientelare. Quindi bisognerebbe riparlare proprio di tutta, decostruire proprio un po' tutta la narrazione, anche parte della narrazione del dissenso. Comunque prendete per buono quello che vi sto dicendo, noi ci opponiamo alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ma per quanto concerne la posizione tra NATO e Russia, vorremmo trovarci insomma in una sorta di contenitore neutrale, ecco, puntando proprio all'essere contro la guerra. E quindi mi ricollego al terzo punto: costruire una cultura di pace. Se non facciamo una riflessione storica, cioè il problema qua è che pretendiamo di fare dissenso utilizzando la narrazione storica ufficiale, cioè diamo per corretto e giusto che ci siano delle fonti che sono quelle ufficiali, la storia che studiamo a scuola, all'università, che ci racconta Barbero ad esempio in televisione, prendiamo quella, la prendiamo per buona e poi costruiamo delle teorie altre. Ed è un problema di riflessione basata su fonti eterodirette, cioè se noi non utilizziamo una parte delle nostre risorse per l'acquisizione di fonti storiche o di attualità non eterodirette, anche la nostra, diciamo, costruzione di un mondo altro ne risulta irrimediabilmente falsata. Quindi andare anche a fare una riflessione su questo. Ovviamente dopo è scontato il fatto che noi come tribù non siamo per la guerra, quindi siamo per la costruzione di una cultura della pace. Anche il fatto che vogliamo come principio la libertà e il benessere dei cittadini, insomma, credo che sia il non sacrificio dei sacrifici dei cittadini, dia per scontato questo punto. Riguardo alla moneta, io faccio una considerazione forse un po' fuori da quello che è stato detto fino adesso, la moneta è un monopolio dello Stato. È un monopolio dello Stato perché lo Stato è un monopolio della forza armata, cioè un esercito che ti impone il rispetto e l'utilizzo di quel sistema di scambio per prendere la moneta. Allora, se noi vogliamo comunque utilizzare altri tipi di monete, valute complementari, il discorso degli auri e così via, sì, possiamo farlo, anche noi come tribù spingiamo in qualche modo questo tipo di moneta di valuta complementare, il sistema dello Stato nodo, eccetera. Però, cerco di stringere, ricordiamo che la moneta, questo sistema qua, è una concessione dello Stato. Cioè lo Stato vive, cioè questo tipo di sistema, monete complementari, cioè, vivono se c'è lo Stato che ce lo concede. Se lo Stato improvvisamente decide di utilizzare l'esercito per impedirci di utilizzare questo sistema, il nostro mondo parallelo viene meno. Lo stesso riguardo i bitcoin, che viaggiano con internet, che è una tecnologia militare controllata dall'esercito,
Quindi attenzione anche quando parliamo di questo, riflettiamo, drizziamo bene le antennine, ecco, anche per quanto riguarda la pars destruens. Allora, stringo perché sono oltre orario, ambiente, politiche ed ecologiste, noi siamo stati i primi a fare una riflessione anche per quanto riguarda l'utilizzo delle scie chimiche, ma non del 5G e così via. Una riflessione, noi abbiamo fatto anche una campagna, stiamo facendo campagna contro l'agenda 2030, nel senso che riflettiamo anche da quel punto di vista, perché tutte queste tecnologie che vengono chiamate green eccetera eccetera, poi in realtà sono finalizzate al depauperamento della popolazione, quindi al peggioramento delle condizioni di vita e della popolazione, che verrà ridotta ancora più in schiavitù. Tecnologie informatiche e web, appunto, strumento degli apparati militari, quindi quello che proponiamo noi è di ripartire la comunità. Stiamo facendo dei progetti di officina politica itineranti in tutta Italia, a cui vi invitiamo a partecipare perché sono aperte a tutti. Il prossimo sarà il 6 maggio a Perugia, a ripartire quindi dagli incontri di viso, come stiamo facendo ora, perché prima o poi questa tecnologia potrebbe anche essere interrotta e quindi non più funzionare il nostro sistema. Una via non violenta è l'unica possibile, perché ripeto, chi ce l'ha il controllo dell'esercito in mano ce l'ha lo Stato, ce l'hanno gli apparati, quindi a meno che non vogliamo improvvisarci in novelli rango o comunque sacrificare la nostra vita per una causa che probabilmente non porterebbe a nulla, l'unica soluzione è adottare la via del confronto pacifico e non violento. Grazie mille e scusate per i minuti. Scusate che cosa? Per i minuti in più. No, ma... Grazie. Sei stata perfettamente al di sotto del limite dei 20, comunque. Io segnalo e basta. Benissimo, allora, se non mi sbaglio, ci doveva essere Domenico D'Amico per me. Puoi venire più vicino, Domenico, più centrale? No, perché c'è anche quello. No, pensavo funzionasse questo. Perché pensavo fosse questo. Siamo in diretta con Milano. A Milano una sala sta ascoltando. Siamo divisi in due. Anzi, uniti in due. Allora, grazie innanzitutto a Davide Turino, a Resistenza Radicale, grazie a tutti voi. E, insomma, sono occasioni importanti proprio perché, come dicevano anche chi ha parlato prima di me, sono momenti per mettere assieme le idee. Vita è un partito, ma innanzitutto vuole essere una comunità politica e sociale che nasce per creare spazi di agibilità politica. Questo, diciamo, è un punto importantissimo, perché ci troviamo in una desertificazione degli spazi politici, non ci sono più, e quindi è fondamentale ricominciare da lì, dai territori, da posti dove si possa fare politica, dove gli individui possano essere realmente partecipi della vita politica. E, i territori, dicevo, l'Italia è di fatto una costellazione di territori, anche a livello economico. Abbiamo un po' questo DNA quasi semianarchico, no? Dove in realtà questo Stato Moloch è un po', ci sta stretto, questo fa parte del nostro DNA. E lo Stato, purtroppo, abbiamo visto, ha mostrato la sua faccia peggiore, quella più violenta, e quella che è arrivata fino dentro le nostre case. E questo continua, perché vediamo con queste intenzioni belliche, ridicole, con la cancellazione dei diritti sociali e naturali, eccetera, eccetera, vediamo che la china è questa, non c'è niente da fare. In questo senso, quindi, crediamo ci sia necessità di una nuova fase costituente, io direi forse ricostituente, dove la dittatura della maggioranza finalmente venga messa in discussione, anche perché questa maggioranza in realtà è diventata un'esigua minoranza, di fatto, che è votata anche da poca gente. C'è quindi poi da domandarsi, forse è qualcosa che in molti ritengono in qualche modo pericoloso, ma in tutta franchezza credo bisogna farlo, se la Carta Costituzionale così com'è va bene, se è in grado di proteggerci, perché
perché quello che è successo in questi ultimi 3 anni è che questa Carta Costituzionale in realtà non ci ha protetto, questa è la verità, specialmente nei diritti naturali e fondamentali come l'intangibilità del corpo e la libera circolazione. Quindi, ritornando alla fase costituente, occorre poi ragionare sicuramente sulla forte crisi di rappresentanza della politica e delle istituzioni che ormai sono occupate totalmente da quella minoranza che abbiamo detto padrona e predatoria. E quindi poi il tema diventa subito cruciale per chi si chiama dissenso, per chi si dichiara dissenso, come diciamo un po' tutti noi. Vogliamo davvero ripercorrere le vecchie strade della delega o della sola delega? Davvero si può pensare di poter competere con questa gente sul loro terreno? E certamente a livello tattico c'è la necessità di mettere qualche granello nell'ingranaggio anche a livello di persone presenti, ma certamente questo non può essere né l'obiettivo né neanche la visione. Va quindi ripensata totalmente la politica e le sue forme di partecipazione, e per questo partire dai territori e dalla partecipazione è fondamentale. Occorre fare in modo che si partecipi alla vita comune ricominciando dalla centralità dell'individuo come essere sacro, intoccabile e creativo. E concretamente questo vuol dire creare degli spazi fisici di libertà e di agibilità politica che siano luoghi dove l'espressione dei talenti, del pensiero critico, del saper fare, del saper pensare siano concreti, veri, agibili tutti i giorni. Quindi nuovi spazi dove appunto le persone possano trovarsi, riconoscersi, rispettarsi e lì fare politica, concretamente. Proprio con questa visione, nel cuore e nella mente, non vogliamo cadere nella trappola che ci viene tesa dal sistema, cioè quella del lottare solo contro, no? O delle piazze urlate, che hanno la loro funzione, ma probabilmente non devono essere il centro dell'azione politica del dissenso, diciamo. E quindi crediamo sia importante essere e fare per la vita, per la costruzione di comunità libere, di pratiche sociali e politiche inedite, che vorremmo prendessero semplicemente, tra virgolette, il posto di quelle vecchie, con l'esempio e la concretezza di cose fatte bene. Insomma, vogliamo creare il futuro possibile a fronte di una cultura della morte imperante. In questo modo crediamo si possa anche modellare la nuova idea di governance, no? Dove appunto la governance sia realmente partecipata e vissuta. Sovranità spirituale, qualcuno ha detto, ed è sempre un buon azzardo in politica parlare di spiritualità, no? Ma in questo nel senso di ricomporre la frammentazione che è dentro di noi, è importante ricostruirci come persone integre. E qui mi rifaccio a Thomas Sankara, no? Che ha chiamato il suo paese, il paese delle persone integre, quindi centrate in qualche modo. E quindi di nuovo l'individuo come centrale nell'agire politico della comunità. Su questa base si può e si deve declinare la pedagogia nelle scuole. Ecco, non c'è il punto sull'educazione tra i 7 punti, ma ovviamente credo sia sotteso, anche perché Davide insomma è un insegnante, quindi è sotteso a tutti i punti. Da cui la pedagogia. Noi abbiamo preso dei punti che giravano. No, ma infatti lo considero sotteso, cioè sotto a ogni domanda c'è la pedagogia. Non è che ci sia una riflessione pedagogica. No, esatto. Quindi non l'ho messo per quello. Esatto. Comunque, dandolo appunto come sotteso, credo sia il punto da cui partire, da cui necessariamente si deve partire per il futuro, e la stessa cosa vale non solo per i ragazzi e le ragazze, ma per le persone adulte. Quindi scuole di formazione politica e sociale, in questo senso Vita insieme all'Università Giordano Bruno sta cercando di trovare un modello che sia a disposizione della comunità per costruire questa pedagogia anche politica. E con quest'ultima parte rispondo subito al sesto quesito, quello sulle tecnologie informatiche del web, no? Che ci vorrebbero tutti a casa a guardare le storie di Instagram o a mettere like su Facebook. Una pedagogia basata sull'esperienza, per esempio, della natura, sconfigge immediatamente la noiosa esperienza del web per i ragazzi, per esempio. Oppure ritrovarci come oggi rompe immediatamente la routine dello Zoom fatto da casa. Quindi
la pedagogia vissuta tutti i giorni, sia dagli adulti che dai ragazzi, è secondo noi la strada maestra per sconfiggere, per rompere il muro che stanno creando le tecnologie informatiche e poi ricostruirle come vogliamo noi, perché qui l'hanno costruita come vogliono loro, ce le stanno imponendo così come sono, e noi possiamo invece immaginare un altro modello. Arrivo poi, quindi la sesta domanda è già esaurita, diciamo, in questo senso. Per quanto riguarda salute e ambiente, per quanto riguarda il primo punto, viene da sé dire che la medicina di prossimità è la strada maestra. Entrare negli ospedali ormai è di fatto pericolosissimo, Big Pharma regna sovrana, ci sono protocolli rigidissimi, e regna una sorta di metafisica dell'imperfezione, no? della natura, del genere umano, che ci instilla il dubbio che siamo tarati all'origine con qualche difetto. È ovviamente una follia questa, una follia totale, dove gli algoritmi si infilano e già dicono in automatico qual è la soluzione. Quindi occorre scappare da questo modello. Ma come dovrà essere questa medicina territoriale? L'arredamento della sanità pubblica, sia nella qualità che nella quantità, è proporzionale all'assalto della sanità privata, lo sappiamo benissimo, che crea figli e figliastri. Ci saranno e ci sono già sacche di povertà sanitaria che saranno sempre più generatrici di malattia, che a sua volta sarà oggetto lì proprio di campagne vaccinali sperimentali e di protocolli sperimentali che creeranno ancora altra malattia. Quindi un modello assolutamente fallimentare, classista, costosissimo e generatore di morte, come quello americano, che è il modello a cui tutti questi qui guardano. Quindi non abbiamo altra scelta che quella di aprire la strada a un nuovo modello visionario, totalmente rivoluzionario, dove la cultura della vita sostituisca la cultura della morte. Quello che va costruito è innanzitutto il rapporto medico-paziente, dove il primo sia una persona educata all'ascolto e alla vera cura, senza steccati ideologici e senza conflitti di interesse, dove il paziente a sua volta sia persona informata e consapevole di sé. E qui ritorna la pedagogia. Da questo rapporto rigenerato non può che nascere un modello virtuoso, ovviamente, generativo di buone pratiche da imitare e moltiplicare. Nella concretezza però che cosa si può fare? È opportuno probabilmente costruire, partire da 2 o 3 situazioni virtuose, ben fatte, che facciano da esempio, che siano modelli imitativi da imitare, quindi concentrarci dove c'è maggiore potenzialità, lì agire e costruire un modello territoriale ben fatto, che sia in qualche modo il modello a cui ispirarsi. Il modello così, ovviamente, fatto di costellazioni di modelli simili, non potrà essere che di qualità migliore. Non solo sarà di qualità migliore, ma sarà anche meno costoso e dovrà per forza a un certo punto diventare il modello di riferimento anche della sanità pubblica. Molteplici paradigmi medici dovrebbero arrivare a convivere in quel modello, a essere nutriti da risorse comuni in dialogo fra loro, costantemente oggetto di ricerca libera e pubblica a disposizione delle persone, affinché le persone stesse possano in coscienza scegliere il percorso che loro più risuoni. Fondamentale in questo senso sarà, come dicevo, il modello educativo in senso ampio. E una pedagogia sana deve far crescere individui consapevoli, senza paura, creativi e vivi. Questo semplice fatto è capace già di per sé di rivoluzionare tutto. Con questi argomenti vorremmo rispondere anche alla domanda sull'ambiente, educazione e centralità dei territori e delle comunità. Nella piccola dimensione della conoscenza del proprio territorio e del suo rispetto c'è banalmente appunto l'eterno segreto della convivenza tra essere umano e ambiente. Quindi ogni ricetta generale mondialista va semplicemente respinta, così com'è, senza neanche guardarla, a favore appunto delle pratiche quasi più banali, cioè la pulizia dell'alveo dei fiumi, case costruite bene, consumi di prodotti locali, eccetera, eccetera, cercando di invertire il modello di espansione di un modello cittadino a favore di un modello comunitario. Per quanto riguarda il discorso della guerra, eccetera, quindi il secondo punto, Vita ha dai primi giorni dell'anno in corso definito un'azione a livello comunale
preparando un modello di mozione da portare in consiglio comunale attraverso consiglieri oppure attraverso il modello della procedura della petizione popolare. Pertanto Vita ha accolto molto positivamente la proposta giunta già da settimane dalla Resistenza Radicale attraverso Davide Tutino di aderire alla raccolta firme per ridire il referendum contro la guerra, considerandola coerente e complementare. Nella mozione per i comuni proposta da Vita si ribadisce la problematicità di un'industria italiana bellica in crescita, il secco no alla partecipazione alle spese militari, cresciute del 12% negli ultimi 10 anni, e l'opposizione all'occupazione del territorio italiano con basi militari statunitensi, condizione chiaramente lesiva della sovranità nazionale. In queste basi sappiamo ci sono armi nucleari, stanno costruendo i biolaboratori, quindi armi batteriologiche e biologiche, e quindi il pericolo è massimo, è al massimo livello. Sempre nella mozione è a disposizione di tutti i cittadini, che invitiamo anche presenti a portare presso i comuni grandi e piccoli d'Italia, si richiede ai sindaci di farsi portavoce della volontà di apertura immediata di azioni diplomatiche, di facilitazione di negoziati di pace, interrompere il sostegno diretto e indiretto alle azioni belliche e tagliare drasticamente le spese militari, aprire corridoi umanitari per soccorrere i civili vittime di questa violenza inaccettabile, uscire dalla NATO, chiudere immediatamente, smantellare e recuperare i terreni delle basi militari americane. Quindi questa è la petizione che, come dicevo, è coerente e complementare all'azione proposta da Resistenza Radicale. Per quanto riguarda la moneta e le domande più specifiche, sulla questione euro, ovviamente è presto detto, l'uscita dall'euro era nel programma, ci rimarrà ed è un punto fondamentale. L'euro, sappiamo, è un blocco di cambi artificiale sostanzialmente, che favorisce le economie più forti e sfavorisce le economie che hanno necessità di scaricare alcune tensioni, come quella italiana, sulla moneta, che invece vengono scaricate sull'economia reale, generando arretramento. L'Italia è ferma sostanzialmente da 20 anni, sia a livello degli stipendi che tutti gli indici economici, e ci fanno fanalino di coda a favore dell'area tedesca. E questo, in questo momento di passaggio, stiamo per vivere un grande passaggio a livello monetario, verrà introdotta la moneta digitale di Banca Centrale, e lì appunto con questo modello, con l'euro, avremo dei meccanismi automatici ancora molto più stringenti, che renderanno i governi realmente, come dire, degli orpelli da parata, non decideranno più niente. Quindi ovviamente sarebbe il momento giusto per mettere il tema al centro, ma sappiamo che questo tema è difficilissimo da affrontare e necessita di un fortissimo mandato elettorale. Se questo mai ci fosse, è ovvio importante preparare un piano di contingenza per il ripristino della lira e cercare di capire cosa fare dopo. Il sistema bancario pubblico e cooperativo ovviamente sarebbe la cosa più importante, ma l'idea che comunque proponiamo con Vita è di andare verso un sistema monetario che veda la moneta come bene comune, come proprietà dei cittadini, distribuita dai cittadini ai cittadini come reddito di base. Questo, diciamo, per dare un'idea generale. In ogni caso, le monete alternative, vengo appunto a questo tema, e i circuiti monetari locali rimangono strumenti eccezionali, poco anche sondati e poco esplorati, per dare ossigeno alle economie locali, alle PMI, ai nostri artigiani e al nostro volontariato, ma occorre costruire meccanismi monetari ben funzionanti. Purtroppo ci sono state e ci sono tante avventure alla moda un po' ovunque, anche si parla di moneta alternativa nazionale, ma sono questi miraggi veramente poco praticabili e velleitari. Bisogna invece pensare a far nascere delle monete locali che siano però ben funzionanti. Ancora una volta, partendo dai territori e impostando uno strumento di governance che sappia capire e includere la specificità del territorio e le sue richieste, in modo da costruire il modello monetario più adatto in base a parametri economico-sociali che risultino più urgenti per quel territorio. L'idea alla quale si sta lavorando è quella di partire dalle reti telematiche ed energetiche, che faranno da volano reale al resto,
vorremmo che, per tornare per esempio alla sanità, di prossimità potrebbero essere poi propedeutico alla creazione di modelli generativi di cui si diceva prima. Quindi attraverso le monete locali e funzionali dedicate ad obiettivi si possono creare appunto dei modelli specifici che attraggono energie e risorse sul territorio. Personalmente, insieme a un gruppo di esperti, sto lavorando a questi progetti e Vita è pronta ad accogliere tutte queste sollecitazioni. Lo scenario ideale è sicuramente uno scenario dove c'è una costellazione di monete, come diceva prima appunto nell'intervento del Nicosia. Nicosia, sì, esatto. Sostituire alla monocultura del debito, che è quella delle banche centrali e del sistema bancario, una permacultura delle monete che vada da una moneta nazionale di proprietà dei cittadini a una costellazione di monete che possano integrarsi con loro e rispondere alle esigenze dei cittadini. Velocemente, per quanto riguarda appunto la questione della non violenza, ovviamente della pace, Vita riconosce necessaria una rigenerazione totale a ogni livello, istituzionale, economica, sociale, ambientale, geopolitica, e ancora qui la centralità dell'individuo acquista l'importanza decisiva, una centralità dove l'individuo sia responsabile veramente nella costruzione della sua autonomia individuale e di quella della comunità, e dove le pratiche della non violenza, come diceva qualcuno prima, la non violenza non è passività, vuol dire, anzi è più difficile, sono percorsi ancora più difficili da praticare, ma è necessario, e siamo appunto a un momento storico talmente importante di svolta dove queste scelte radicali vanno fatte e messe al centro della nostra esistenza. Grazie. Del Fisi è quello da leggere, ma va benissimo perché è breve, quindi va benissimo. Sì, sì, sì. Francamente non potevo sapere. Sì, sì. Mi raccomando il microfono vicino. Okay. Grazie. Sì, non troppo perché sennò rimbomba. Sì, ma le donne no. Allora, buongiorno a tutti. Allora, carissimi, mi scuso per non essere fisicamente presente. Ah, scusa, ricordi che sì, il mittente? Sì, sì, forse. L'emozione. Ok, è un comunicato di Ciro Silvestri. Allora, carissimi, mi scuso per non essere fisicamente presente, ma partecipo con voi tutti all'impegno di creare consapevolezza. I temi che ci prefiggiamo di affrontare in questa giornata sono tanto delicati quanto strategici per definire un modello di impegno politico e sindacale. In ognuno di essi ritroviamo delle emergenze. Al punto 1, l'introduzione del payback ha definitivamente smantellato il residuo di sanità pubblica ancora esistente. Scusa, ma non ho capito io per cui finire. L'introduzione del payback. Scusa, ma non so che cosa sia. Credo sia bene spiegarlo al pubblico. Io non lo so, figuriamoci gli altri.
Allora, sì, vabbè, comunque è stato più comunicato. Vabbè. Vabbè, comunque penso che Beck sia un qualcosa che riguarda la sanità, diciamo, sì, no? Sì, sì. Quindi, ha definitivamente smantellato il sito di sanità pubblica, come dicevamo appunto, ancora esistente, favorendo le lobby industriali che stanno ridefinendo il concetto stesso di sanità, unicamente in funzione dei profitti. La conferma di quanto detto si riscontra nel nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale del governo Meloni, che sotto la guida sempre più asfissiante dell'OMS e di chi la governa, prefigura nuovi possibili obblighi vaccinali per alcune categorie e che preludono ad obblighi diffusi per tutti. La guerra è ritornata, dopo meno di un secolo, nel cuore dell'Europa. Non sono bastati 30 milioni di morti nella sola Europa, di cui due terzi. Non è bastato il terrore della guerra fredda che prefigurava disastri nucleari. Abbiamo nuovamente scelto di abbracciare la morte anziché la vita. Lo abbiamo fatto con la stessa criminale logica di quel tragico conflitto, ovvero la menzogna. La menzogna è la base necessaria per avvelenare gli animi e dividere l'umanità. Basti pensare a come è stata gestita la pandemia, o se volete la falsemia. Tutto era pensato per dividere, per mettere l'uno contro l'altro. Così stanno facendo con la guerra, dividono i buoni dai cattivi. Ma quale giudice può stabilire chi è buono e chi è il cattivo? La guerra è sempre una sconfitta per l'umanità, perché cede tra il trionfo della morte e della devastazione, che sono gli unici risultati a cui può condurre. I referendum restano, al di là di tutto, uno strumento di partecipazione attiva del popolo e vanno sempre sostenuti, anche se dovremmo già porci il problema di come non farli stravolgere da chi, in nome del popolo, fa e disfa le leggi a proprio piacimento. A questo proposito voglio però fare una nota. Ci stiamo abituando ad accontentarci del minimo sindacale. Due comitati referendari, oltretutto su temi condivisi, sono un'assurdità. Non ci è bastata la lezione del 25 settembre scorso? Vogliamo continuare in questo solco? Spero proprio di no e spero vivamente che non ci sia mai nessuna occasione di promuovere un unico referendum. L'ultima questione, ma solo in ordine di trattazione, è la transizione al digitale. Hanno iniziato dalla scuola, finanziando il piano scuola 4.0 previsto dal PNRR. È una scelta mirata e ragionata, quella di impoverire le menti del futuro, perché così diventano più facilmente condizionabili. Ci stiamo velocemente assoggettando all'intelligenza artificiale, ci stiamo trasformando in una società di individui on-off, che esistono o meno in funzione di un algoritmo. Il futuro è veramente incerto, non possiamo più permetterci le divisioni che ci hanno caratterizzato fino ad ora. Auguro a questo convegno e a tutti voi di essere occasione di vera unione in difesa dell'umanità. Buon lavoro. Segretario Vicario Fisi, dottor Cino Silvestri. Grazie. Non è che ci possa lasciare il contributo? Sì, credo che lo inviano, che è stato inviato, credo. Credo che è stato anche inviato in digitale, credo. Che sì. Ah, no, la stampa, quello stampato credo di sì, lo puoi lasciare. C'è, sì, sì. Va bene, senti, allora, a questo punto chiude la mattinata Davide Tutino, dopodiché mi pare di capire che qualche possibilità di trovare qualcosa da mandare qua fuori ci sia. Se non ho capito male, qualcuno mi aveva detto ciò, e quindi dopo Davide chiudiamo, direi di riprendere seriamente alle 3, non come alle 10, perché se riprendiamo alle 4, no, io so solo che io alle 7 me ne vado. Sono le 24 ore, secondo me possiamo andare anche alle 2. Ah, guarda,
facciamo un... Benissimo, se nessuno si oppone, accetto la raccomandazione, riprendiamo alle due, diciamo due con tolleranza di un quarto d'ora, ecco, e cerchiamo di essere qui per riprendere le due un quarto. Posso proporre due e mezza, perché adesso ci sono più o meno 10 minuti di intervento, e poi magari dover trovare qualche cosa un po' più lontano, forse due e mezza, e va bene? Due e mezza, va bene? Benissimo, allora ci diamo appuntamento per le due e mezza. Con tolleranza di mezz'ora, scherzo. Buonanotte. Allora, dover intervenire prima della pausa pranzo non aiuta certamente, però veramente ecco, non aiuta intervenire prima della pausa pranzo, ma in ogni caso le ultime parole le 13 cioè, e i congressi sono sempre andati sì, un orario ambito, è vero, per i telegiornali, tutta una serie di cose. Allora ringrazio i telegiornali per essere venuti. E, allora, io partirei nella riflessione da perché siamo andati nella direzione di un convegno alla rovescia. Perché c'è un dato di metodo, e questo metodo credo che sia tutt'uno con la scelta del metodo della non violenza. Abbiamo scelto e abbiamo riflettuto su un convegno alla rovescia per tentare di partire da domande piuttosto che da risposte, perché un qualche cosa che tende a separare, può tendere certamente anche a separare le varie organizzazioni. Ecco, non dimentichiamo che qui abbiamo avuto la fortuna di avere con qualche fatica la risposta positiva di 2,5 su 4 dei partiti protagonisti del, diciamo, della anche tornata elettorale del dissenso. Dico 2,5 nel senso che gli amici di Ancora Italia hanno avuto vicissitudini poi particolari, ma ecco, però abbiamo avuto questa fortuna. Da parte di altri abbiamo avuto risposte negative che sono evidenti qui, e che credo che siano un po' tutt'uno con la risposta a questo metodo. Cioè il metodo non vuole partire da noi sappiamo quali sono le risposte, ma noi cerchiamo di domandarci invece insieme, di interrogarci sulle questioni che in qualche modo affliggono non semplicemente noi come persone, come cittadini, ma che affliggono quello che come cittadini fin qui per almeno 800 anni, dal mio punto di vista di lettura della storia giuridica, almeno dal 1215 con la Magna Carta Libertatum, ha costituito un po' un momento di legame tra gli individui, cioè la costruzione del diritto. La costruzione del diritto oggi appare vetusta rispetto alla velocità della tecnologia di cui si avvale il potere, dunque vetusta di fronte alla difesa dell'individuo dal potere. Rispetto a questo, il tornare a un metodo di incontro in presenza. Noi, ecco, per esempio, è un dovere, ma è anche un piacere sapere di essere non separati dagli amici che ci ascoltano a Milano, ma uniti agli amici che ci ascoltano a Milano. Questa è stata una scelta di utilizzare la tecnologia piuttosto che esserne utilizzati, cioè esserne utilizzati per diffondere magari un convegno, un incontro sulla rete e rendere tutti consumatori dell'incontro piuttosto che
dare loro la possibilità di partecipare, perché il prendere parte è stato ricordato prima da Domenico, il prendere parte come un momento fondamentale di fronte alla caduta dell'argine del diritto. Cioè lui ha detto non è bastata la Costituzione a difenderci, dobbiamo chiederci perché sul valore di questa Costituzione credo che potremmo lavorare molto, ma che un po' tutti noi siamo d'accordo, tant'è che difendiamo i diritti costituzionali. Allora, se stiamo difendendo qualche cosa che non è bastato a difendere noi, perché prendiamo parte in questo? Proprio perché ci rendiamo conto che è mancato qualcosa, ovvero il sistema è stato svuotato dall'interno di che cosa? È inutile costruire la migliore delle democrazie, la migliore delle costituzioni, la migliore delle economie se la casa non è abitata, perché la casa disabitata comunque finisce per essere invasa da presenze indesiderate, da padroni indesiderati. Questo vale sia per se stessi, nel senso quando non abitiamo il nostro corpo e quindi quando lasciamo che siano gli altri a decidere per noi, e questo vale anche per la democrazia e vale anche per il diritto. Non aver preso parte, non aver ricordato in maniera diffusa e ampia che senza il prendere parte, senza la partecipazione, i partiti divengono strumenti per partire, cioè per dividere, piuttosto che per partecipare, e questo è stato una delle cose che ha svuotato dall'interno il sistema. Ecco quindi questa scelta di metodo, di essere in presenza e di partire dalle domande. Quindi a questa scelta di metodo, che è una scelta di non violenza e che abbiamo condiviso, l'abbiamo condivisa al punto che come atto politico, non come provocazione, scegliemmo molto tempo fa, sembra un secolo fa, e comunque ben prima delle elezioni, scegliemmo che uno di noi, nel caso io, ma solo per ragioni di che qualcuno doveva farlo, si iscrivesse a tutti i partiti del dissenso. Quindi allora io mi iscrissi, ma come parte di Resistenza Radicale, a tutti i partiti del dissenso, per tentare di creare un filo del dialogo che non era una provocazione, che non voleva esserlo, che stava dicendo: se noi partiamo da ciò che ci divide, saremo divisi, e una casa divisa in se stessa, questo è insegnato a livelli più alti di questo, è destinata a perire. Abbiamo visto come sono andate le elezioni e il cammino che ora abbiamo di fronte deve essere, credo inevitabilmente, un cammino sul terreno. È il terreno su cui tutti siamo, è un terreno di questioni e di problemi che stiamo ponendo, e io mi soffermerei sul tema referendum che abbiamo scelto di sostenere, anche di contribuire alla nascita di questa spinta referendaria, perché riteniamo che esso risponda in qualche modo, ma risponda non nel senso che dà la soluzione, perché qui noi non abbiamo chiesto a nessuno di portare la sua soluzione, il suo pacchetto pronto, abbiamo chiesto di rispondere nel senso di assumere la responsabilità di fronte a delle domande che in qualche modo ci accomunano, in qualche modo ci rendono fratelli, in qualche modo ci rendono tutti vittime di uno stesso sistema in cui, se noi ci riconosciamo parte, potremo non più essere vittime, ma potremo essere protagonisti di un'uscita
da questa crisi, che sia un'uscita in crescita e non in devastazione dell'umanità. E quindi perché partire e portare la riflessione sui referendum? Perché il tema della guerra noi l'abbiamo vissuto e lo viviamo come parte come inevitabile conseguenza della militarizzazione della società che si stava costruendo già nell'ambito di quella che è stata chiamata, giustamente ribattezzata, perché diventa importante l'ironia. Ecco, una macchina, a proposito di digitalizzazione, non è molto facile per una macchina fare ironia, per un robot fare ironia, forse ci riuscirà, però ci metterà un po' prima di arrivare a farci vivere. Quindi è molto sano usare parole come pandemenza, pandeminchia, quali sono le altre, falsemia e così. È molto sano, perché ancora l'ironia ci aiuta a cogliere in maniera critica alcuni aspetti della realtà. E qui, prima di tornare al referendum, vado subito sul digitale. Allora, l'ironia, ovvero quello scarto di significato che permette il dissenso, è qualcosa che non rientra nel programma di digitalizzazione della vita umana. Ecco perché tutti quegli ambiti di digitalizzazione della vita umana che vanno dalla scuola fino alla pubblica amministrazione sono fonti di meccanizzazione, io ho anche spesso usato questo termine, di robotomizzazione dell'umanità. La robotomizzazione dell'umanità è chiaramente volta a che le cose funzionino, perché se non funzionano chiaramente manca quel livello di consenso minimo, ma funzionano per i molti, ma non per tutti. Quello scarto di umanità che rimane fuori si chiama coscienza, si chiama dire no. Il dire no è la parte essenziale che, a partire per la nostra cultura, dal giardino dell'Eden, ci fa intraprendere il nostro cammino. Non mangiare la mela e me la mangio, per carità, è stato magari un errore, ma in ogni caso è da lì che veniamo. Siamo umani perché in qualche modo veniamo dalla possibilità di mordere la mela e anche di capire e di comprendere degli errori. Allora, la digitalizzazione la inquadriamo in questa direzione: se è strumento è al servizio, se è il fine del nostro percorso diventa una forma di schiavitù. Chiaramente in questo abbiamo inquadrato il tema Green Pass. Il tema guerra non a caso ha nel suo portato un carico di propaganda che si rovescia in grande parte anche su tutto il mondo digitale e su tutto il mondo che si vuole censurare come mondo del possibile dissenso sulla rete. Che è stato ben ricordato la rete essere di per sé uno strumento militare, ma forse qualcuno dice bene quando dice che è stato un errore di calcolo dei militari, in qualche modo internet. Non so se facciano questi gravi errori di calcolo, però fatto sta che finché è uno strumento e noi lo usiamo, possiamo giovarcene. Ma se oggi stessimo facendo tutto questo, ciascuno a casa propria, significherebbe che non avremmo capito nulla della prima vera ribellione. La prima vera ribellione è tornare al corpo. Allora, un tema che abbiamo posto e che è stato posto anche prima come libertà di scelta è quello degli ultimi 30 anni. E a questo punto la diversità di quelli che si confrontano qui, a volte si danno anche fastidio tra di loro, è veramente una fitogenosi umana, un'antropogenosi, un ritornare a colonizzare, a rendere verde un terreno in cui sono benvenute le diversità.
E quindi è un lavoro che se noi fossimo semplicemente in piazza, se noi fossimo tutti insieme, 100.000, 200.000, davanti al Quirinale, saremmo meno forti di quello che stiamo facendo qui, perché saremmo circondati di camionette. Qui invece siamo in qualche modo, stiamo lavorando il terreno, ed è un percorso più lento, ma molto più prezioso. Allora, questo io credo che sia importante metterlo alla base della nostra riflessione. E tra le riflessioni che si sono portate, su cui appunto io credo che dobbiamo avere molta importanza, è la differenza profonda tra non violenza e, diciamo così, remissività. Allora, quando noi parliamo di non violenza e di antimilitarismo, parliamo di atti molto duri, molto difficili e che richiedono un lavoro di programmazione e un lavoro di lotta che è molto più duro del lavoro che si fa sparandosi a vicenda e che oggi diventa estremamente sconveniente, soprattutto per chi le armi non ce l'ha e noi non ce le abbiamo, perché il monopolio delle armi è esattamente nei nostri avversari. E quindi quando parliamo di non violenza e di antimilitarismo, stiamo dicendo: se giochiamo, continuiamo a giocare sul terreno dell'avversario, comunque siamo destinati. Per carità, magari ci sfoghiamo, ma alla fine della partita le regole non le facciamo noi, quindi perdiamo. E trovo anche molto interessante le provocazioni. Io le considero tali di Nicosia, sotto, cioè del pianeta, senza di noi non me ne frega niente, non lo sento così, ma lo trovo molto interessante. Per che cosa? Per mettere sul piatto della bilancia appunto il tema della libertà. Al tempo stesso però noi dobbiamo chiederci: l'uomo si riduce o si identifica totalmente con la sua libertà? Io direi che possiamo anche dire sì, ma se noi ci mettiamo d'accordo su che cos'è questa libertà. Cioè, io credo, sento e credo che in questo, credo che sia questo il percorso che stiamo facendo noi come Resistenza Radicale, che la libertà umana trovi essenzialmente la forma che Don Milani avrebbe chiamato I care, quindi mi importa, me ne frego, però non nel senso fascista, ma al contrario, mi interessa, sono sentito. E quindi è proprio nell'interesse, cioè nel fatto che siamo collegati come esseri, che si costruisce la nostra libertà. Se noi poniamo la libertà, e sono d'accordo, alla base dell'essenza umana, dobbiamo però comprendere che questa essenza umana si volge verso fuori, guarda, e ciò che guarda è qualcosa di cui l'uomo intende prendersi cura. Cioè, in qualche modo, io qui sento anche di collegarmi al tema della spiritualità, che per me è il tema politico, ma se non si ha una prospettiva del senso unificante delle azioni umane, allora temo che queste confliggeranno tutte tra di loro. In senso spirituale io credo che l'uomo sia chiamato ad unire, non a dividere, quindi anche a trovare unità, a trovare il senso della sua unità con l'ecosistema. In questo senso dico diventa fondamentale la sua libertà, che trova forma nell'ambiente. E trova armonia nell'ambiente, perché banalmente da morti o nel deserto non siamo più liberi, diciamo così.
fermo restando che sono verissime tutte le cose che abbiamo detto e tanti sul non lasciarci travolgere dal vario greenwashing che stiamo assistendo in ogni modo, che è una strumentalizzazione in termini del verde che diciamo che ci lasciano al verde e basta, ecco. E vorrei concludere sul fatto, su un altro tema che è stato portato o di po' di là, il mondo ormai diviso in due, e sarei qui direi la stessa cosa. Credo che se noi ci siamo ritrovati in questo modo, se noi crediamo nella non violenza, se noi crediamo che l'uomo abbia un senso, se come credo, come sento, come credo che sentano molti di noi, il senso dell'uomo, già il fatto che io qui vedo una stanza, non vedo questo, più il tavolo, più il telecomando, più milioni infiniti altre cose. Perché? Perché vedo qualcosa di vedo un insieme. Il lavoro dell'uomo è per me prosecuzione del lavoro di Dio, per me, per come lo sento, cioè unire, riunire attraverso la coscienza, la conoscenza, la politica. Allora, di fronte al fatto che il mondo è diviso in due, sì, ma questo è il lavoro di chi divide, non è il lavoro nostro. Il lavoro nostro è un lavoro di ricostruire un'unità. Allora, noi credo, di fronte all'affermazione il mondo oggi è diviso in due, dobbiamo cercare attraverso la parola, attraverso il dialogos, di costruire un mondo unito in due. No, scusa, le iscrizioni a parlare sono chiuse, punto, basta. No, poi non si finiamo. Voglio dire, a proposito di spiritualità, io sono andato a chiedere. Io sono professore. Solo per dirti che alla fine Ilam, prima dovrà fare un avviso di un minuto circa prima della pausa, su una cosa, su un'iniziativa che ci sarà. Sì, allora, alla parola Francesco Pino, si prepara il Fulvio Martino, poi c'è Mauro Miscione e gli interventi sono chiusi, salvo una comunicazione da Milano. Di Milano e una comunicazione da Milano, si spera breve, e poi facciamo una pausa caffè di almeno 20 minuti. Durante la quale ci vediamo un po', chi vuole, per vedere un po' se si riesce a sistemare una bozza che io comunque ho fatto, che mi pare abbastanza, come dire, congruente con la maggior parte di ciò che è venuto fuori. Possono esserci cose da togliere e forse qualcosa da aggiungere, appunto. Purtroppo Tovagliere è già andato, ma insomma vedremo di farla chi ne ha voglia. Allora, la parola a Francesco Piro. Sì. Allora, grazie per questa opportunità. Io non sono assolutamente abituato a parlare in pubblico, quindi sono molto emozionato. E sono un simpatizzante del CLN, mi sa che è andata via. Adesso c'è. Quello è il mio. Allora, dicevo, sono un simpatizzante del CLM e sono uno che scrive, per essere molto sintetico, dico quello che mi sento di dire di chi sono, insomma. Dirò delle cose che sono già state dette, però dirò con altre parole quelle mie. E innanzitutto voglio dire che noi ci troviamo qui in un certo senso in una condizione sine qua non, cioè nel senso che noi non è che ci abbiamo scelta, noi non è che stiamo qui per chiacchierare o abbiamo delle opzioni, noi siamo in realtà in una condizione sine qua non, vi dirò perché. Inizialmente questo intervento doveva essere fatto per arrivare a una domanda. Perché una domanda poi arriverà un po'. Comunque la cosa importante, scusate l'emozione, è che è la prospettiva,
la prospettiva, cioè quello che è stato attuato in questi ultimi 3 anni, cioè la sistematica devastazione di fondanti diritti civili e costituzionali, con tutto quello che noi sappiamo individualmente a livello di famiglia, a livello di società, comportato, è né più né meno quello che verrà fatto negli anni a seguire. Questo deve essere molto chiaro, no? Cioè, noi dovremmo tenerlo a mente, doverci fare una immaginetta e metterla sulla porta di casa all'ingresso, perché questo è quello che noi ci vediamo davanti e che troveremo davanti per la nostra famiglia, individualmente, per la società che viene a venire. Ma vi dico anche perché, lo sapete già tutti, però lo vado a ripetere con altre parole, perché purtroppo noi al momento su questo pianeta, diciamo, noi ci troviamo nella stessa identica condizione degli animali. Noi crediamo di vivere, cioè, in un sistema democratico in cui ci stanno dei diritti, in cui ci sta la libertà. In realtà purtroppo noi viviamo esattamente come gli animali, però in una giungla diversa. Cioè il cartello che ha più potere economico domina, comanda la situazione, no? È quello che succede, insomma, lo potete chiamare come volete, ma fondamentalmente di questo si tratta, insomma. Ora, dinanzi a questa prospettiva, quello che noi abbiamo pensato, immagino, l'unica alternativa per il nostro paese, per tutti i paesi che sono stati poi attaccati da questo sistema, abbiamo pensato che fosse quello di creare una forza, cioè di unire le persone che non volevano soggiacere a questo cartello, a questi poteri, e quindi siamo qui per questa ragione, no? Allora, un'unità di persone che porta avanti un pugno, che cosa? Come ci si unisce? Ci si unisce sulla base di un pugno di regole condivise, perché noi, diciamo, ci vogliamo unire, però come ci possiamo unire? Siccome i movimenti sono vari, allora a mio avviso bisognerebbe, come d'altra parte mi pare che si cercherà di fare più tardi, di scrivere questo documento unico. Io direi che per scrivere un documento complesso bisognerebbe tirare giù un decalogo di norme molto semplici, di regole molto semplici. E allora, diciamo, come dei 10 comandamenti, sostanzialmente, e il pungolo è che tutte le persone che poi aderiscono, hanno aderito a questi movimenti del dissenso, che hanno avuto nomi diversi, sviluppi diversi, persone diverse, pungolo è di cercare da parte di chi ne fa parte di spingere poi le persone che si trovano, diciamo così, al vertice, o che possono agire, fanno qualcosa, affinché si concretizzi questo decalogo di regole, perché è su questo decalogo di regole che poi ci si può unire e si può fare qualcosa. Vado, dato che sono uno che scrive delle idee, vado a sparare così liberamente 10 punti che potrebbero essere tenuti in considerazione. Ovviamente le dico io che non sono nessuno, però ritengo che al di là di quelle che sono, di quelle che vado ad esporre brevissimamente, servono 10 regole da scrivere lì con delle frasi molto semplici su cui tutti i movimenti del dissenso possano convergere e cominciare da domani mattina ad agire insieme sulla base di 10 regole condivise. Sono 10 regole condivise semplicissime, fatte da frasi che durano 6, 8, 9 parole, probabilmente ci riusciamo a chiudere tutti, perché c'è anche, ovviamente, noi in questa sala e sappiamo anche da persona a persona quanto sia difficile capirsi e comunicare, e quando io dico mela tu che mela vedi, o quando io dico elefante tu che elefante vedi. Quindi il punto era questo, vado a dire brevissimamente, i 10 punti sono: democrazia a cerchio. Perché democrazia a cerchio, cosa vuol dire? La democrazia finora è stata fatta dalla base al vertice, allora il vertice deve essere controllato dalla base, altrimenti non funzionerà la democrazia. Punto 2, i server devono essere controllati pubblicamente. Tutta la tecnologia informatica si basa su client e server. Se i server sono dominati da poche persone che hanno la proprietà, ovviamente è una forma di schiavitù. Punto 3, limite massimo nella ricchezza nelle grandi aziende. Se noi vogliamo limitare la produzione e vogliamo rapportarci a quello che il pianeta può produrre,
bisogna limitare la forza di queste aziende e addirittura nazionalizzarle al di là di un certo livello, perché ovviamente hanno costruito dei cartelli e sostanzialmente quella che era chiamata concorrenza perfetta nella macroeconomia, cioè nessun operatore poteva influenzare il prezzo, è esattamente l'opposto di quello che è stato fatto. Oggi noi viviamo in una tirannide perché pochi oligarchi hanno il potere. Allora questo deve essere eliminato. Legge internet da parte della gente, un certo numero di persone, 50.000, 100.000, senza andare contro il mare in comune, devono poter proporre delle leggi internet scritte magari da 5, 10, 50 persone, non lo so, e poi votate, perché a cosa deve servire internet se non a questo? Volete fare, quinto punto, vogliamo fare il controllo della popolazione, perché come ha detto il signore, mi pare vagamente di capire che sia, spero non ti sbagliare, non simpatizzante l'idea del club di Roma, no? Non posso rispondere due parole su una cosa di una complessità enorme, che viene semplificata a livelli che rendono impossibile fare un discorso. L'ho detto provocatoriamente perché ho sentito una parte che non è che mi piacesse tantissimo. Vogliamo fare il controllo della popolazione? Facciamo come i cinesi, facciamola in via preventiva. Nessuna famiglia potrebbe avere più del terzo figlio. Allora siamo tutti d'accordo, ma non che si va in via successiva con i vaccini. Questo punto passo, va bene. Sesto punto, eliminazione delle società segrete di tutti i cartelli economici. Settimo punto, sviluppo sostenibile attuato su base locale e non eterodiretto da grandi società che ti impongono l'auto elettrica che non serve un amato cazzo. Vogliamo parlare del CO2, è vero, il CO2 è inquinante, ma noi sappiamo benissimo, certo, un inquinante, lo sappiamo tutti, ma attenzione, mi faccio dire questa cosa, non è colpa del CO2 che c'è il cambiamento climatico, molti scienziati, molti fisici l'hanno spiegato, è un picco geofisico che si sta verificando a livello centenario, come avviene sempre. Non è il CO2 che sta verificando il cambiamento climatico, è un picco geofisico che si sta verificando e stanno cavalcando la storia del CO2 per portare tutta una serie di altre cose. Fate le vostre verifiche. La tecnologia deve servire l'uomo, non viceversa. Divieto di violare i principi naturali nell'ambito della ricerca scientifica e finisco. L'uomo è la società che funziona, agisce d'opera come l'organismo naturale, come la natura. L'uomo che rispetta la vita, l'intelligenza universale di cui facciamo parte, non l'uomo Dio. Noi non siamo gli esseri che siamo venuti qua per decidere noi sulla natura e su tutto il resto. Noi dobbiamo metterci in funzione come gli organismi, come la natura. Allora ritorneremo a vivere in una maniera decente come società. Quando riconosceremo qual è il nostro ruolo, che non è quello tramite la tecnologia di comandare tutto e tutti. Scusate. Tutta una serie di punti. Allora, l'ultimo iscritto è Mauro Miscioni. Buonasera. Dunque, io sono circa 3 anni che ho militato presso tanti gruppi, abbiamo iniziato a Piazza del Popolo e le manifestazioni, diciamo che frequento tanti gruppi. E da tutti è nata l'esigenza di unirsi, perché no? Uniamoci, facciamo, diciamo. Però ho delle grandi perplessità, nel senso che il potere sta a corto di uomini, nel senso, prima c'è stato il PD, centro-sinistra, adesso c'è stata la Meloni, si sono alternati, e la Meloni è un politico bruciato. Adesso nel sistema questi qua vogliono fare un altro fronte, vogliono mettersi un altro finto partito d'opposizione. La mia paura, sì, unità facciamola, ma attenzione a chi ci sta dentro. Se io devo vedere gente riciclata del vecchio sistema,
soprattutto di 5 Stelle, che tornano, voglio sedere sul capo del vincitore. No, io sta gente non voglio. Io voglio che sia tutta gente pulita, che non c'ha più nulla a che fare col vecchio sistema. Questo è una cosa per me fondamentale. Due, ho sentito parlare di turbo capitalismo. Questa è una grande stronzata. C'è il turbo capitalismo, ma di che? Di quante famiglie? 20 famiglie governano il mondo, che hanno l'1% di questa, diciamo, di questa popolazione, di questi castri, c'ha in possesso il 60%. C'ha il 60% delle ricchezze mondiali, mi sentite? C'ha il 60% delle ricchezze mondiali, per cui è una grande assurdità che l'1% della popolazione abbia il 60% delle ricchezze mondiali. È una cosa distorsiva, tanta gente muore di fame, tanti se la passano male, eccetera, eccetera. Quindi è un discorso che non si può più sopportare, questo qua. Poi ci stiamo discutendo del CO2. Allora, ci sono 1000 famosi scienziati che hanno firmato una lettera pubblica dicendo che l'uomo è responsabile del 5% dell'inquinamento e il resto sono fenomeni naturali ciclici. Adesso, io non dico per cui bisogna lasciare la Terra a non rispettarla, perché noi facciamo parte della Terra. Noi siamo qui in comodato d'uso e dobbiamo lasciare la Terra alle generazioni future. Però mi sembra un po' un'altra, questo qui descritta bene dal precedente, mi sembra Francesco si chiama, che è un falso problema. È un problema che ci serve per tenerci schiacciati. Cioè, i ricchi possono pagarsi tranquillamente tutta la CO2 che vogliono e poracci devono stare, non posso andare fuori la macchina, non sta vita reminga, quindi da poveri disgraziati. Allora, c'è un altro punto che l'ho segnato, dunque secondo me il problema importante è questo, cioè noi eravamo la quarta potenza mondiale, quinta potenza mondiale, quando diciamo la lira stavamo bene, eravamo dei signori e l'economia marciava, piccola e media impresa era molto forte. Secondo me punto futuro che noi dobbiamo batterci è quello di uscire fuori dalla UE, cioè la UE deve essere dei popoli, non delle banche o delle multinazionali. La guerra ci sta stroncando, ci sta affamando, quindi noi dobbiamo pensare alla guerra dei popoli. E ritornare al precedente, prima del trattato di, famoso trattato di Maastricht, dobbiamo andare prima. Noi dobbiamo tornare a quella che è chiamata la sovranità monetaria. Ragazzi, il più grande furto della storia è stato il signoraggio bancario, stampare la moneta da nulla. Noi dobbiamo ritornare alla moneta italiana, stampare le lire. Quando possiamo stampare le lire, noi possiamo fare grandi interventi di opere pubbliche, possiamo rilanciare l'economia. Se noi abbiamo la sovranità monetaria, abbiamo anche la sovranità politica. Allora, nel vecchio c'era l'ADC, il Partito Socialista, saranno stati dei clan magnaccioni, lo sappiamo quello che hanno fatto. Però, diciamo, erano politici, c'era una visione a lungo della società italiana. Bene o male, noi c'eravamo i due distanti dall'America, siamo sempre passati fino americani, però Craxi è stato l'unico politico italiano che ha messo i carabinieri in mezzo all'aereo dei terroristi e degli americani. Grande Craxi, sarà stato pure quello che è stato, però ha tirato fuori le palle Craxi, quindi abbiamo Andreotti, noi avevamo una certa equidistanza, quindi eravamo una nazione molto più libera da adesso, anche se siamo stati un po' fino americani. Quindi io dico, facciamo un'unità politica senza riciclati, facciamo un punto, stampare la sovranità monetaria che è importantissima, usciamo fuori dall'euro, deve essere un'Europa dei popoli e non delle pace. Questi sono principi che non si possono ovviare a nessuno, cioè noi dobbiamo ritornare a quello che eravamo una volta. Noi siamo dei grandi popoli italiani, una grande inventiva, eravamo
avevano una piccola e media impresa molto molto forte, venivano addirittura i cinesi a studiare come era la nostra economia. I grandi capitali e multinazionali hanno distrutto l'economia italiana. Ritorniamo alla lira, ritorniamo fuori il discorso delle monete cripto, monete che sono a grande fregatura, bastano clic e ci spendono, non ci fanno avere i nostri soldi, il credito sociale, ricordiamoci bene. Quindi sappiamo, moneta di carta deve essere la banca nazionale, la banca d'Italia deve essere fatta dalle banche, banca statale, non dalle banche private. Le BCE sono banche private, i privati non fanno interessi dei popoli, i privati fanno interessi di se stessi, stampano moneta al loro uso e consumo. Ritorniamo alla lira, sovranità monetaria è fuori dall'Unione Europea, sì all'Unione Europea di popoli. Scusate. Grazie per la brevità. C'è solo più Giulia da Milano che interviene per un minuto. Allora, mentre facciamo il collegamento con Giulia e poi mi pare che Ilan dovesse fare un'altra breve comunicazione, io però chiedo chi allora, per formulare, per fare una serie, una specie di mini commissione, la cosa più ovvia sarebbe stato chiamare chi ha parlato stamattina, e tuttavia Tovaglieri è già andato, aveva un impegno alle 5. Erminia, mi pare sia andata pure lei. No, 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 c'è, meno male. Allora, direi, Erminia c'è, poi Guzzi è andato via se non mi sbaglio, sì. Niente. Alessandra Contigiani c'è, ne avevo vista. Massimo Nicosia c'è ancora o no? Era lì un attimo fa, credo che ci sia. Dopodiché Domenico D'Amico c'è, non lo so. Va bene. E infine ovviamente Davide Tutino. Io chiamerei questi che ho nominato prima di tutto alla presidenza per lavorarci un po'. Ovviamente la commissione può essere troppo vasta, ma se c'è qualcun altro che vuole farne parte, ben venga. Penso per esempio a, come si chiama, Francesco Piro, che ha messo giù addirittura dei punti. Quindi si avvicinino alla presidenza almeno queste persone, in modo che dopo le due comunicazioni chiudiamo per 20 minuti, dopo 20 minuti vediamo lo stato dei lavori, chiederò alla sala comunque di tornare dopo 20 minuti dalla chiusura e vediamo un po' a che punto siamo, se riusciamo a dire qualche cosa alla sala, abbiamo ancora bisogno di un quarto d'ora. Bene, allora la comunicazione di Giulia. Di Giulia, che è lì, sì. Sì, eccomi, buonasera. Allora, io volevo fare un intervento bellissimo, veramente bellissimo, che mi è stato suscitato dall'intervento precedentissimo, che poi ci stiamo anche confrontando tra un intervento e l'altro. Mi sentite? Sì, mi ricordo. Ok. Più di così allora, non sento. Di parlare più lentamente e chiaramente. Sì. Allora, dall'intervento in realtà, fa e ci ha riportato un po' a diciamo a guardare il nostro atteggiamento, a guardare i personalismi e a cercare insomma di stare bene a partire da noi stessi, mi ha suscitato una riflessione. Allora io sento la responsabilità in questo momento anche di condividere con voi, il pubblico che è lì oltre che il mio cittadino, a condividere con voi la fatica dell'organizzazione di questo stesso convegno. La fatica è stata, noi abbiamo
anche di raccogliere un po' di Mugongo, io li traccio di errori, delle cose della sala piena, qui a Milano siamo tanti, ma anche per arrivare alle persone, persone che magari anche di mia conoscenza che dicevano dobbiamo dirci, l'unità è importante, e poi le momento si propone una cosa del genere, finiscono. Allora il mio non è un giacchino, assolutamente, di nuovo mi piaccio che qui è comunque questa cosa, la mia è una presentazione dello stato dell'artide adesso. Qui c'è qualcuno da noi a Roma, qui a Milano, ci siamo ed è una cosa questa. La desertificazione in Italia di Guadalajara adesso sta avvenendo anche nell'area di dissenso che prima sembrava tanto con il senso. Io mi ricordo alla lettura del CLN, Ugo Mattei parlava di un momento fondativo. Beh, direi che un anno più dopo noi siamo ancora lì, stiamo ancora cercando di incontrare qualcosa. E quindi niente, volevo concludere con un'esortazione, chi è qui, pur delle università, pur delle, anche delle vestiti delle cicloche, del non vedete d'accordo, teniamoci stretti, perché la prospettiva qui dal punto di vista temporale è lunga. Dobbiamo veramente, quello che stiamo facendo noi è preparare un terreno, è una responsabilità, ma non è tutta la storia. Quello che succederà è che dipende solo da noi, siamo prima, la prospettiva è lunga. Quindi io ricordo veramente, come ho detto prima da Luca, a lavorare molto su di noi. Ricordo un intervento di Francesco Barcarelli, che ha il nostro presidente di consulenza, che parlava di necessità di partire da una prospettiva non bellica a partire da noi. Questo lo dicono anche la Sipace Compagnia e l'indispensabile. È molto importante perché, come dicevo, la prospettiva è molto lunga e anche nella nostra area c'è stata una generale disgregazione di cui dobbiamo prendere atto. Per rimanere per far meglio, grazie. Grazie Giulia. Allora, salve a tutti. Ci sono altre signore in sala che hanno organizzato un evento insieme a me per il 21 aprile, in occasione del Natale di Roma. Faremo una celebrazione solenne in commemorazione per le vittime delle guerre e del terrorismo. Porteremo un fiore, nessuna bandiera. È un evento di cittadini liberi consapevoli che sono desiderosi, secondo l'articolo 11 della Costituzione italiana, di abolire qualsiasi forma di conflitto e di partecipazione a tali conflitti, anche solamente con invio di armi. Quindi è una commemorazione e siete tutti quanti invitati, si svolgerà a Piazza Venezia, Piazza Madonna di Loreto in particolare, alle ore 18 il 21 aprile. E che altro dovevo dire? Abbiamo invitato ovviamente a partecipare le delegazioni delle ambasciate principali che sono oggetto di conflitti in questo momento, quindi auspichiamo che presenzieranno in ogni caso. Un'ultima cosa, scusatemi, per fare questa organizzazione oggi di questo convegno Resistenza Radicale si è sobbarcata diciamo di alcune spese. Se qualcuno fosse ancora desideroso di dare un contributo consapevole, io sono all'ingresso e vi attendo. Grazie tante. Allora, sono le 5:25. Sospendo almeno fino alle 5:45. No, scusami. Ha la parola Misciona, quindi avrei dovuto darla prima, ma va bene. Pace. Scusa. Grazie, per carità. Io ti sono venuto e ti ho anche detto, ma tu eri distratto. Cercherò di essere più rapido possibile. Inizierò dal primo punto, che è quello che noi abbiamo visto e sintetizzato delle varie persone, che è l'uomo.
annoiare la formazione cattolica, ricordo un paio di cose, di pensieri, no? A un certo Caino gli dice: il male è annidiato nel tuo cuore, ma tu dominalo, e è il Dio degli eserciti, che sono il nostro Dio. E poi dirà, dice, che cosa fa? La risposta è: sono forse io il guardiano di mio fratello? Quindi diciamo che noi lavoriamo su noi stessi con la coscienza che purtroppo non siamo completamente liberi. È un problema di ragionare e dominare quello che non ci piace. In questo sistema noi sappiamo che una grande parte di persone purtroppo non riesce a essere, come dire così, libera, e soprattutto c'è quest'idea continua di emergenza. Io credo che la prima opera nostra è ragionare, come diceva la persona con me cara, che era Giovanni XXIII, all'apertura del Concilio, cerchiamo ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Ma è un Concilio che schiaccia le emergenze. Noi il primo compito è ragionare sui tempi grandi e sul mondo che si apre, che non è emergenziale. Io credo che la prima battaglia sta lì. La parte referendaria, che è uno degli aspetti, è chiaro che è una grossa cosa buona ma rischiosa, perché come dicono nel mercato, una cattiva pubblicità vale 10, una buona pubblicità vale 2. Quindi l'eventuale non adesione, non partecipazione con i quorum che ci impongono è complesso, soprattutto con una corte che non mi pare molto equilibrata. E quindi questo è il nostro, cioè ragionare, ma riusciremo ad avere almeno quel quorum minimo per non fare una pessima pubblicità? E questo è un altro lavoro che volevo dire. L'altro aspetto è al di là della proposizione. Gandhi, se uno lo ricorda, si rifiutò di fare azioni durante la guerra dell'Inghilterra che fosse invasore. Questo però ci dice anche che non si può vivere in un posto isolato senza guardare l'intero mondo e senza proporre proposte di pace. Una di queste può essere l'autodeterminazione, che è fondamentale. Se noi pensiamo alla nostra grande cosa, di cui pochi ne sanno, noi siamo arrivati alla pace della 15-18, tanti anni dopo col Trentino Alto Adige, cioè abbiamo detto hanno una lingua, hanno un'autonomia e noi la garantiamo. Quindi c'è una parte di popolazione a cui viene garantiti dei diritti. Una delle proposte su cui vorremmo lavorare tutti è che il popolo deve essere autodeterminato, come lo diciamo al comune, ma anche sui popoli dovunque si trovino nel mondo. Lavorare, cercando di lavorare sull'internazionalità, quindi non fermarsi in una parte, pur essendo praticamente locali. Quindi stare con i piedi in terra e gli occhi verso l'alto, verso il mondo, e proporre proposte di pace, cioè dare idee di soluzione, perché è vero che io non vado sul conflitto, ma se non trovo una via d'uscita e se non mi impongo, chi parlerà? Chi ha ancora la guerra? Chi è già preso? L'ultima cosa che volevo ricordare, che invece è molto utile a livello locale, in Italia esiste quello che era la derivazione del vecchio diritto germanico e pontificio, sono gli usi civici. Per esempio, nessuno sa che la presidenza della residenza di Castel Porziano non può essere del Presidente della Repubblica ma del popolo romano. E questi usi civici è su i pascolare, spigolare, legnatico e via dicendo, cioè i terreni enormi sono del popolo che gli appartiene, c'erano le università agrarie e tante altre cose. Allora quello potrebbe essere un grande volano, cioè esiste la legge, esistono dei sistemi, lavoriamoci perché ci riprendiamo il territorio. E tutti gli usi civici di origine germanica che cosa facevano? Custodivano la natura all'interno di qualcosa che non la distruggeva. Spero di aver stare sotto i 7 minuti. Sotto. Poche cose. Nel corso è stato il più breve di tutti. Quindi. Spero che sia un contributo utile. Certo. Bene, allora come dicevo adesso sono le 5:30, riapriamo alle 6:10, sperando in bene, invito al tavolo quelli che avevo nominato prima, più chi eventualmente volesse unirsi. Thank you.
Scusami, Aligi, devo ricordare di Pesaro un secondo. Pesaro. Allora, finalmente siamo riusciti a accordarci su un testo che ci siamo. Sì. Allora, dunque, sono le 6:30. Io temo che più che la possibilità che so io di 2 interventi a favore e 2 contro, non avremo, perché ora che l'ho letto, e poi si va comunque a un'approvazione. Allora, il per cortesia, è già abbastanza tardi. I partecipanti al convegno alla rovescia riunito a Roma il 16 aprile 2023 rilevano che, fatte salve le differenze su alcuni punti, prevale una sostanziale comunanza di intenti. In particolare affermano che l'opposizione alle politiche pseudosanitarie e liberticide che li ha accomunati nel passato deve accomunarli anche per il futuro. Rilevano infatti che la volontà di governare imponendo nuove restrizioni e pesanti limitazioni dei diritti fondamentali della persona, se non è... Ecco, qui dice diritti inviolabili, diceva lui. Era il punto che non trovavamo. No, va bene, lo ricordiamo, adesso abbiamo trovato. Scusa, dov'è. Diritti inviolabili. E fondamentali lo togliamo? Possiamo lasciare anche fondamentali inviolabili. Ah, lui dice più tecnico, fondamentali e inviolabili. Della persona, se non è del tutto manifesta, non è ancora stata sconfitta. Cioè il soggetto era la volontà di governare imponendo, perché mi sono interrotto. Ciò è dimostrato tra l'altro dall'intenzione dell'OMS di imporre la sua volontà a tutti gli stati del mondo e di dotarsi di un inaudito potere di censura a livello mondiale attraverso modifiche al regolamento sanitario internazionale. Rilevano altresì che nessuna svolta sostanziale è stata fatta sulle politiche vaccinali, nonostante le informazioni di ogni genere apparse pubblicamente, che dimostrano la collusione degli organi di controllo pubblico con gli interessi delle multinazionali dei farmaci, nonché la gravità e l'alta frequenza degli effetti avversi provocati dal siero sperimentale detto vaccino, nessuna svolta decisiva è stata annunciata non solo dalle forze politiche che hanno gestito i governi passati, che persistono nel rifiutare qualunque ripensamento, ma nemmeno dalle forze di governo. Ciò si coniuga con la persistente volontà di tacitare tutte le notizie sui danni del vaccino, nonostante tali notizie si moltiplichino e non possano più venire nascoste. I convenuti rilevano inoltre che perché qui c'è una roba che non funziona. È un po' più grave. Manca una. Che non si capisce. Allora, dove non ti rilevano inoltre che è ancora più grave che la Corte Costituzionale abbia adottato una sentenza. In realtà sono tre sentenze. Alla sentenze. Abbia adottato, sentenze plurale, buonanotte, sono qui, sentenze che non solo hanno, allora a questo punto, hanno avallato la politica governativa in materia, ma sono andate
andarci addirittura oltre, ammettendo per la prima volta che dall'obbligo vaccinale possono derivare effetti avversi gravi, ivi compresa la morte, violando il principio della centralità e della dignità della persona. Rilevano anche che le politiche autoritarie e lesive dei diritti fondamentali dei cittadini, che hanno imposto trattamenti sanitari sperimentali come unica risposta alla diffusione del virus SARS-CoV-2, non sono un episodio isolato né improvvisato. Si connettono chiaramente al progetto dei potentati economici transnazionali di ristrutturazione globale noto col nome di G7. No, ma anche se non lo tieni, guarda, per quanto abbia un po' di cataratta ci pertanto l'opposizione alle politiche pandemiche non può avere un successo duraturo se non è connessa ad un progetto politico economico propositivo ed alternativo a questo progetto, che va necessariamente elaborato. In particolare, i convenuti rilevano la necessità di allargare la battaglia alla difesa di una sanità che non sia controllata dalle esigenze di profitto delle multinazionali chimico-farmaceutiche, che non sia burocratizzata, ridotta all'esecuzione di protocolli, già pronta ad essere sostituita dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Una sanità che non sia centrata. Leggo questo pezzo? Sì, allora, qui. Che non sia centrata solo sulla terapia farmacologica di tipo allopatico e che sia sempre nel rispetto e che agisca sempre nel rispetto. Sempre nel rispetto di un consenso informato pienamente trasparente. In questo proposito i convenuti sostengono il referendum sulla programmazione sanitaria promosso da generazioni future, che salutano come un primo piccolo passo nella direzione giusta, anche per avviare un grande dibattito pubblico sul ruolo della sanità nella società. I convenuti rilevano anche che dalla guerra al virus e a chi non la condivideva si è presto passati alla guerra vera. Esprimono la loro profonda preoccupazione per il coinvolgimento di fatto dell'Italia in una guerra che è una guerra non solo contro la vita e gli interessi del popolo ucraino, ma una guerra contro gli interessi futuro dell'Italia e dell'intera Europa. Denunciano la logica militarista dominante a livello mondiale e prima di tutto il coinvolgimento in tale logica dell'Italia e dell'Europa intera, che invece di assumere il ruolo che loro spetterebbe di mediatori per ricercare una pace nell'interesse non solo dell'Europa ma del mondo intero, accettano, inviando armi ad una parte del conflitto, di partecipare attivamente ad un'escalation che rischia di portare il mondo intero nel baratro della guerra atomica. I convenuti appoggiano pertanto i due referendum volte all'interruzione dell'invio di armi a una delle parti belligeranti promossi dalla cooperativa Generazioni Future e dal Comitato d'Italia Ripudia la Guerra, e si impegnano a collaborare con la raccolta firme nei limiti delle loro capacità. Rilevano anche che l'opposizione alla guerra è cosa ben più complessa ed impegnativa della promozione di due referendum, che pure costituiscono un importantissimo passo nella direzione giusta. L'opposizione a questa guerra non può essere disgiunta dall'opposizione a tutte le guerre e dunque dall'opposizione attiva alla logica dei blocchi militari e del riarmo costante perseguita da tali blocchi, in particolare dall'opposizione al blocco militare di cui l'Italia fa parte. Ne può essere disgiunta dalla diffusione attiva di una cultura di pace volta a sostituire il diritto alla forza anche a livello internazionale e a privilegiare la mediazione rispetto al conflitto. I convenuti rilevano anche che il cosiddetto Occidente
partecipando entusiasticamente all'escalation militare in Ucraina e promettendo di inviare ai belligeranti proiettili al uranio impoverito, destinati a produrre un diffuso inquinamento radioattivo di uno dei principali granai del mondo, rivelano un sostanziale e totale disinteresse per la questione ambientale che dicono di voler affrontare con provvedimenti drastici, soprattutto all'interno dell'Europa. Riconoscono però che se le politiche ambientali d'emergenza, promosse soprattutto dall'Unione Europea, non sono che tecniche di marketing destinate al potenziamento degli interessi di un intero comparto economico legato alla cosiddetta economia green, la questione ambientale è una delle questioni centrali del presente momento storico. La questione della compatibilità con gli equilibri ecosistemici che sostengono la vita umana, del modello economico dominante nel mondo, basato sulla crescita esponenziale indefinita del ciclo produzione-consumi, si pone dunque con tutta la sua forza. I convenuti ritengono pertanto che la ricerca e la messa in atto di modelli economici alternativi ed effettivamente rispettosi della capacità di carico del pianeta sia di importanza fondamentale. Essi rilevano altresì che la ricerca e la messa in atto di modelli economici alternativi è problematica ove non si disponga della possibilità di emettere moneta ed appoggiano ogni tentativo di ricerca e di attuazione di forme di autonomia monetaria a qualsiasi livello. Prendono atto con molta preoccupazione della tendenza che sembra andare affermandosi alla sostituzione della moneta cartacea con la moneta elettronica. Tale sostituzione infatti renderebbe facilissimo un rigido controllo centralizzato sulle possibilità di spesa e dunque anche di sopravvivenza di ogni singolo cittadino, rendendo possibile al sistema statuario e bancario un controllo rigidissimo su qualunque forma di opposizione e mettendo definitivamente a rischio l'esistenza stessa della democrazia e della libertà. Parallelamente, i convenuti rilevano che le nuove tecnologie informatiche incentrate sul web ci permettono una comunicazione orizzontale di una vastità senza precedenti che favorisce la diffusione capillare della controinformazione, permettono anche una centralizzazione senza precedenti, la formazione di monopoli di livello mondiale e dunque un controllo centralizzato delle informazioni, delle attività economiche e dei comportamenti. Ritengono dunque indispensabile una politica capace di accentuare le potenzialità democratiche del web, ma anche capace di limitare la formazione di monopoli in grado di controllare i flussi di informazione e i comportamenti dei cittadini. I convenuti riconoscono infine nella non violenza attiva e nella disobbedienza civile il metodo fondamentale da porre alla base della loro azione volta ad affrontare nella pratica le tematiche fin qui elencate. In conseguenza di tutte queste convergenze, convenuti a Roma il 16/4/2023, decidono di stipulare con la presente un patto di consultazione reciproca anche in vista della possibile costituzione futura di una federazione allo scopo di coordinare l'azione politica di attuazione dei punti comuni. Questo è quanto. Aggiungo solo una cosa, che forse si potrebbe, un patto di consultazione reciproca, mettere, non so, almeno annuale o semestrale, cioè mettere un minimo di scadenza. Poco prima di questo. È ovvio che la consultazione, però io pensavo, e aveva detto anche Giulia, a invece specificare un minimo di impegno, può essere annuale, può essere semestrale, periodica. Noi direi semestrale. Almeno semestrale. C'è un ultimo. Almeno. C'è,
Questa poco prima dell'ultima frase abbiamo dimenticato uno dei punti che abbiamo toccato, dei biolaboratori. Allora, sintetizzato in questa piccola frase. Allora, un emendamento di integrativo di Erminia, i convenuti inoltre rilevano, adesso vediamo dove metto, prima della non violenza, vediamo dove, questa è la penultima parte, no. Aspetta, qual è l'ordine però? Perché nella parte militare. Siccome si parla di musica militare, quindi sì. Sì, allora, nella parte militare. Di profitto, sì. Ecco. L'ordine è questo qui, sì. L'ordine è questo. Ecco qua. Allora, nella parte che riguarda la situazione militare, è prima delle tecnologie informatiche, quindi. Prendo atto della tendenza, no, moneta cartacea no, monetaria, carico del pianeta si è rimbocciato. No, perché questi sono gli stati di. Aspetta, quindi qui. Allora, l'opposizione a questa guerra, ecco, privilegiare la mediazione rispetto al conflitto, okay. Dopo conflitto. Qua, due laboratori qui. Sì. I convenuti. Inoltre rilevano l'importanza di sostenere azioni su tutto il territorio italiano per sensibilizzare la popolazione alla gravità dell'avvio di biolaboratori militari, medico-militari sul nostro territorio, sul nostro e altrui territorio. Allora, sul nostro territorio nazionale e sull'altrui territorio in senso mondiale. Vabbè, sul nostro e altrui territorio. Vabbè, l'ho scritta così, questa andava corretta. Questo, cioè questo emendamento. Questo non c'è, si è lasciata una cosa ampia perché non c'è una visione unica anche degli economisti, anche la libertà di conio di cui si è parlato è un'ulteriore possibilità, quindi si è lasciato il più ampio possibile. Io dando una precisazione soltanto sulla parte iniziale dove si parlava di poter fare transnazionali, non è contro la ragioneria, ma mettere transnazionali e sovranazionali anche. Credo che non ci sia problema, no? Santa Madonna, sì, mi pare effettivamente una pignoleria. È un corso tipo pleonale, però diciamo che meglio. Ma il sovra piuttosto che il trans sta a indicare. No, anche. Transnazionali e sovranazionali. Ho capito, dico. Mi stavo chiedendo cosa specifica il sovra oltre al trans. Cioè la specificazione c'è perché ti riferisci per esempio all'Unione Europea o cosa? Perché sennò. Allora, perché il fatto non è soltanto l'Unione Europea, è proprio i potentati sono, tanto per non far nomi, i vari due blocchi, che sono comunque qualcosa che non ha una veste istituzionale. A questo punto, visto che si fanno comunque, emendamenti, io vorrei fare un emendamento. Solo che lo dovrei scrivere. Sottolineare, rimarcare il fatto che non stiamo parlando soltanto di istituzioni come può essere l'Unione Europea che è sovranazionale, stiamo cercando di parlare dell'uno e dell'altro, anche il fatto che oggi chi ha soldi, che magari sono privati, associazioni private eccetera, hanno talmente tanto bene, avevo parlato di internet prima, che riescono veramente a imporre, quindi gli stati vengono sfruttati, perché se no qui la sua storia, parliamo di gli stati, ma se poi gli stati sono ridotti ormai a delle mere. Senti, scusami, mi pare che il tempo intriga. Ci mettiamo sto sopra, purtroppo tu stai facendo un discorso un po' più complesso, ma abbiamo il tempo. Magari si potrebbe tradurre in una frase, ma ormai non ce la facciamo. Quindi, transnazionali e sovranazionali. Sì. È qui. Transnazionali, adesso alla penna. Credo che siamo agli sbucci e sovranazionali. Vabbè. Ecco qua, finito. Dovrei fare questo emendamento. Vuoi proporre l'emendamento? Poi chiudiamo l'emendamento. Sì, io non le do nemmeno aperte, se devo essere sincero.
oltretutto un emendamento fatto da uno che ha partecipato alla commissione. Vorrei fare un emendamento su, in coerenza con cose che ho detto quando sono intervenuto, vada come vada, insomma. Con riferimento al discorso appunto del, chiamiamolo ecologista, dopo il periodo, cioè in aggiunta nel periodo, i convenuti ritengono pertanto che la ricerca e la messa in atto di modelli economici alternativi ed effettivamente rispettosi della capacità di carico del pianeta sia di importanza fondamentale, io aggiungerei, e questo è l'emendamento, virgola, sempre vigilando a che l'invocazione di politiche presunte ecologiste, tra virgolette, non vada in danno delle libertà individuali. Scusatemi, allora, se questo è un emendamento, dobbiamo procedere a questo punto a commettere i voti gli emendamenti e poi il documento. No, sono stati accolti poi nel procedimento. Adesso sono tutti d'accordo. Va bene, non c'è nessuno contrario, quindi è approvato. Mi permetto, rispetto a Fabio Massimo. Mi sento in difficoltà, ma mi permetto di avere qualche timore su questa ulteriore precisazione. Perché? Perché prima è stato precisato, fermo restando che ci stanno a prendere in giro sul greenwashing, quindi affermiamo che comunque un problema ecologico esiste. Sì, sì, no, adesso sto sintetizzando un po'. Allora, se poi diciamo, e quindi è necessario trovare politiche di compatibilità col pianeta. Se tu ribadisci di nuovo senza, sempre vigilando che non incidano sulla libertà, rischia di essere da una parte ridondante, ma quando in un dispositivo c'è qualcosa di ridondante è perché vuoi chiaramente che abbia delle conseguenze. Quelle conseguenze, dal mio punto di vista, rischiano di essere e di dire sì, però non nel mio giardino, cioè diciamo non venitemi a chiedere di abbassare il riscaldamento, che per carità capisco la questione delle prese in giro eccetera eccetera, ma se noi, questo è quello che credo, poi magari lo votiamo, quindi, ma se noi non affronteremo il fatto che qualcosa del nostro modello andrà sacrificato. Più del riscaldamento, cioè io tengo lockdown, cioè non è, io quando dico libertà individuale mi riferisco ai gradi, mi riferisco al fatto che col pretesto dell'ambiente si rifà quello che si è fatto col pretesto della pandemia. Scusatemi, è un problema pratico, siccome io comunque testo il mondo, ma tra un quarto d'ora mi... Voglio solo stabilire, visto che qui ci sono una serie di robe scritte a mano, eccetera, eccetera, se io me ne vado, chi è che si fa carico poi di scrivere il documento? Nel caso, sì. Su questo, perché state io, qui fino a mezzanotte, allora, io, infatti è libertà fondamentale, il termostato non rientra la libertà fondamentale, rientra la libertà fondamentale perché io possa certificare. Allora, se si dice libertà fondamentale, io temo che riproporre una nuova forma di limitazione del concetto possa veramente ricondurci a un tipo di politica not in my yard, ecco, non in my backyard, no? Quindi no, basta che non mi chiediate sacrifici. Che sono un po' scettico su questo. Quindi, sai che hanno fatto questa modifica alla Costituzione, no? Sull'ambiente, sull'impresa, eccetera, che è ad hoc per preparare il lockdown su altri livelli. Ha preso per testo il virus, ma si preparano a prendere molti altri pretesti, no? Una volta sarà quello dell'ambiente, una volta sarà l'impresa, una volta sarà l'altra. E hanno fatto la modifica della Costituzione. Allora, io non,
comprendo quello che dici, mi permetterò di votare contro, se vogliamo poi metterla... sì, sì. Però capisco la... la... No, devo migliorare la formazione. E i tempi mi sembrano un po' stretti per migliorarli, perché migliorare, abbiamo dei tempi... No, ma se c'è fondamentale... fondamentale... Allora, quindi, se ce la leggi con... Una rilettura con, per quel periodo con le due... Alla legge come... alta voce come diritti fondamentali. Allora, i convenuti ritengono pertanto che la ricerca e la messa in atto di modelli economici alternativi ed effettivamente rispettosi della capacità di carico del pianeta sia di importanza fondamentale, e io proponevo di aggiungere, sempre vigilando a che l'invocazione di politiche presunte ecologiste non vada in danno. Scusami, nel rispetto dei diritti fondamentali, così è pure più. Sempre nel rispetto dei diritti fondamentali. Che dice? No, così se... va bene per... No, ma è corretto quello che dice l'avvocato. Sì. Per te va bene, Fabio Massimo, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo? Sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Allora direi che con gli emendamenti però ci fermiamo. Se... Ma sì, insomma, vediamo sempre. Scusa, dove la finita? Allora, il punto era la pagina che comincia con dell'Italia. Una pagina che cominciava Milano vota nel rispetto Milano non sono tutti uguali, questo è uno spazio diverso. Ok, quindi allora comunque va bene, lo conserviamo, è dopo prima di essere rilevato alla ricerca di modelli economici, lo conserviamo questo c'è qua fondamentale e sempre. E quindi cosa sempre nel rispetto dei diritti in bio, sempre si ripete fondamentale. Carico del pianeta sia di importanza fondamentale sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Vabbè, sentite, io però direi che per rispetto di me stesso, prima di tutto, vorrei che si votasse entro le 7, visto che questo contributo, alla fine l'ho fatto principalmente io, mi parrebbe corretto che si votasse finché io posso essere qui. Quindi mancano 5 minuti, io salgo, voglio dire, a questo punto, modifiche non ne farei più e quindi metterei ai voti il documento. Il massimo che possiamo fare è un intervento di 2 minuti a favore e uno di 2 minuti contro, se qualcuno li vuole fare. Vuoi mettere la cosa da moneta? Basta. Se no io me ne vado, lascio tutto. Milano approva all'unanimità. La moneta che deve essere allora a questo punto metto i voti documenti. Allora chi è a favore alzi la mano. Faccio un conteggio. Facciamo prima controprova, scusa, chi è contro? 1. Gli astenuti? Va bene, allora dobbiamo fare la conta. A favore sono
aspetta. Ah, no, scusa, 28-29. No, io faccio l'astenuto visto che sono quello che ha steso la parte fondamentale. Di Milano lo vuoi contare? No, Milano hanno detto all'unanimità. E quanti ne sono? 9? Ah, sì, lo chiedo a Giulia, ma. Allora, Davide, scusami, mi chiedono se l'emendamento dei due laboratori sia finito. Allora, qui ci sono anch'io. Sì, sì. Sono io, 29. No, 28, perché non c'è, 28. Quindi, 28. No, non ha tenuto. 28 a favore, compari. Fermo Milano, Davide. Sì, ma quanti siete? Quanti siete per contare? Allora, uno contrario, altri contrari, altri contrari. 8? Due contrari, quindi due contrari, quindi mi astenuti. 10? Allora i 28 nostri aggiungiamo i 10 di Milano. Sono quindi 9-10 astenuti con te. Davide, con le persone di Milano sono 36 contrari a favore. 36 a favore. 10 astenuti, un contrario, 36, 10 uno. Veramente eravamo 28, non capisco perché siamo diventati 36. Milano sono 10. Ah, e allora 30. 30. 30. Ma me l'ha detto 10. Adesso Giulia. Sì, 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 no. 38, 10, 1. 38 favorevoli, 10 astenuti. No, Giulia conferma 10 voto unanime. Scusa. 38 favorevoli, 10 astenuti, 1 contrario. Adesso e ci sarà il link che adesso prepariamo insieme che Giulia. Tu ce l'hai la mia mail? Tu a me mi sa di no, solo dimmi. Fabio è un nome così, Fabio è un rendere è stato preso nel porto via. Allora N sta per massimo. Sì, sì, tutto attaccato. Giulia, credo che possiamo chiudere a questo punto. Nicosia, Fabio Nicosia, chiocciola Gmail, gmail.com. Bene, allora, il documento a quanto pare è approvato con 38 voti a favore, 10 astenuti e 1 contrario. Dichiaro chiuso il convegno. Abbiamo scritto 6 mesi, quindi ce lo siamo scritti alla fine. Nessuno ha protestato. C'è scritto almeno? Sì, almeno, certo, nessuno ci impedisce prima, ma siccome da un certo quale sforzo, credo che 6 mesi. Siamo in aprile, ottobre, uno prima fa le vacanze. A fine agosto ci si pensa.